Buonasera, buonasera, buonasera. Andiamo live. Ci siamo. Accendiamo DS. Sound resumed. Alla vabbè, l'alfa fresco. Gli alfa con gli sprofondi. Ok, live online. Ah, alfa backup con in fondo, ok. Green Dog, ci sei? Sì, mi sono messo in fondo, cioè comando backup, perché non appunto, vedo. Sei comando backup. Devi venire in comando, non male. Ma come Green, non stai squadra con me, porco due. In effetti, c'è guarda sul comando mio. JTAC Green Dog. Comando. Porca, ma non lo vedo. Delta, bravo, alfa, delta backup. No, guarda dove c'è il comando che vedi DR Blue Raven. Il problema è che vedo Delta. È subito Delta Backup, è subito prima di Delta Backup. Io tra Delta Backup, dopo Delta Backup non vedo niente. Vedo prima, Alpha, prima, due. Prima di Delta Backup. Eccolo lì, a posto. C'è rimasto Snail nel ruolo di backup. Snail. Sì, Snail. Raga, un secondo, scusate. Che... Ah, ok. Ci sono. Weber c'è? Sì, eccomi. Certo. Weber, allora, domani sera ci alleniamo, sabato ci alleniamo, domenica ci alleniamo, mercoledì corriamo con Leclerc, ok? Davvero? No, ho visto l'intervista che hanno passato sul TG1, se vede raga che è 3 mesi che sta a casa che non parla una parola di italiano. L'unica cosa che dice è predestinato e basta. No, dai, parla bene. E grazie ragazzi. Ha parlato con i ragazzi Italia, di Italia, bandiera italiana. Ecco. No, io ho detto che di solito parla bene, ho detto che si sente il fatto che sia tornato a casa che lo parla peggio del solito. Sì, no, ragazzi, vorrei stare a casa il mappa e parlare male italiano. Sì. Buonasera. Esatto. per la mappa stand-by ci pensa Zeus. Io sono bloccato la schermata nera con i nomi. A sinistra, no, aspetta, a sinistra c'è Nico, c'è blu, premi là. T'ho messo io già nel ruolo perché non siamo... Sta a posto, Mattia. A posto? Ok. Scusa, io non mi fa entrare come fuciliere, per qua. Sto a posto. Tu pure stai sul ruolo tuo, Stelvio. Sì, qua siamo tutti slottati. Che schifo. Nel server siamo tutti slottati. Matti e Servio, fate ok intanto. Noi anche che ci abbiamo il problema un attimo di colore. Ok, io quanti siamo. Ragazzi, sono stato un attimo assente prima, ma le frequenze radio le avete già scelte oppure no? In mappa sono. Sono in mappa. Ah, stanno okay. Già scritte. Perfetto, ok. Io aspetto Teo DR per... Aspetto il missionario che mi dà l'ok. User joined channel. Ok, vado in diretta anch'io, adesso sono riuscito a far partire. Io sono andato in diretta, però l'audio lo attivo solo quando saremo in gioco per il briefing. Qualcuno faccia una foto alla schermata del briefing. Sono soddisfazione, lo potrebbe essere. Beh, fa piacere venire un po' di gente, fare una partita come visto, comanda. Qualche anno fa abbiamo fatto una mix... con gli stranieri eravamo tipo 135. Abbiamo fatto screenshot, poi lagava tutto, non è andata abbiamo tutto sotto, però vuoi mettere la lobby con 130 persone. Esatto. Sbarco in Normandia avete fatto. This is worthy, no. Non era della campagna. Sì, no, era della campagna. No. In lobby. No. Allora, okay. Io sono in lobby, arrivo primo. Tanto sono. Sì, siamo tutti in lobby, direi. Era This is War. Io ragazzi vedo tutti i ruoli neri, cioè vedo la schermata dei ruoli bianchi. No, clicca su blu for, più sul rettangolino blu for in alto a sinistra. Ok. Ha senso. Grazie. Makes sense. Salute. Grazie. Ma Jaguaro arriva? Ne mancano un po', infatti vedo manca... No, Smilzo c'era. No, c'è, cioè, della nostra... della brigata ne manca solo uno che sarebbe Psycho, perché abbiamo scambiato Psycho e Smilzo. Poi ah, ok, ci quindi corretto che se ne... Ah, sì. Non l'avevo visto nello slot... No problem. Okay. Manca Teo. Siamo 35 in game. No, siamo 46. 45. Bene, vedo 35, vabbè.
No, lo cazzo. Adesso siamo 45. Invece abbiamo avuto Corvo che ci ha avuto problemi, quindi Corvo, manca Corvo, ok. Ma voi server. Manca anche alle dami dei nostri. Sì, ha avuto dei problemi con il gli aggiornamenti del team. Casomai se non dovesse arrivare il Jaguaro posso passare mitragliere? Ma voi il server ce l'avete, cos'è, un dedicato o uno di quelli affittati in macchine virtuali? Dedicato? Ok. Sì. Ah, la ricchezza. La ricchezza, infatti. Sì, la ricchezza, ragazzi. La pecunia fa uno. Ma cos'è Linux? No, quello che fa la differenza è che l'abbiamo rubato tutto qui. Ah, allora, attenzione, dichiarazioni in live. Sono arrivato, mi ha chiamato, eh? Ti ho chiamato così. Dai. Ragazzi, sto cambiando server nella mia azienda. E quello indietro, io sono l'IT, e quindi quello indietro lo devo dare io. Che faccio? Lo tengo? Assolutamente sì. Guarda, se hai bisogno di qualcosa da dare dentro in cambio, io te ne fornisco. Faccia lascia. Prova. Webber non c'è? No, si è lontano un attimo. Spegni la luce, però. Cucciolo. Passo il link. Noi usiamo un Commodore 64 come server. Sicuramente è sicuro. Commodore 64. Il famoso server. Ma col floppy disco o col mangiacassette ancora? Mangiacassette, no, vero? Cioè, no, c'è il floppy da 5 e un quarto, quelli con i floppy che si piegavano. Quelli grossi. Mamma mia. Comunque io la barra di scorrimento dell'elenco dei player non l'ho mai vista. C'ho un monitor 27 pollici, non l'ho mai visto. Quindi c'è un floppy da 160k. Sì, sì. Da 5 pollici 25. Sì, sì. Ragazzi, era un mito, Tu pensa che avevo già il modem di quel coso lì. Quelli c'erano i floppy a 360 e poi fece quello un Mac 2 e il flop e il disco del CR a mano. Sì, sì. Io c'avevo il Big 20 che facevamo a chi ce l'aveva più lungo con un amico con lo detaglio. Io ricordo che andavo a casa di un mio amico che eravamo 64 cassette, mettevamo il gioco, andavo a fare la merenda e quando tornavamo, se non si chiudava prima, andavamo a fare. Era caricato, esatto. Era caricata la partita. Io col Sega Master System. Quanti bisogna fare? Ma quando siamo vecchi, raga, ma quando siamo vecchi a raccontare queste cose? Come di niente. Ricordate il tempo di caricamento si contava in giri di cassette. Sì, esatto. In giri di cassette. I giochi li compravi sistematicamente piratati in edicola nei giornalini. Sempre. Che poi ti segnavi sulla cassetta a quale era esattamente il caricamento di quel gioco per arrivarci velocemente col fast forward, no? Sì, fast forward, oppure lo portavi avanti con la matita ogni tanto. Porca della puttana. Guarda, tempo fa mi fiuto, è arrivato, mi dice papà questa che cos'è? C'era una bella cassetta, una bella cassetta in mano. Io mi sono guardato, mi sono sentito vecchio. Papà questa che cos'è? Una bella cassetta. Mai l'ha portata col drone? Non so se l'avete mai visto, c'è un filmato che gira su YouTube, è già vecchiotto, devo far vedere a dei ragazzi giovani come accendere un computer tipo degli anni 80. Fanno vedere. Sì, però non mai. Accendi il sistema operativo. Che guarda, mi fio un po' la cassetta col drone e testa sull'overboard. Scusate se interrompo per giusto un'informativa per quanto riguarda noi della brigata. L'ultimo che non penso arriverà che c'ha problemi con arma. Quindi noi ci siamo tutti quando volete. Raga, in tutto ciò, Leclerc sta streamando su Twitch. Di nuovo! Sta sul canale suo su Twitch. Webber! È il pilota? Vedi che è concentrato anche Valentino Rossi, quindi preparati. No, ma Valentino Rossi a MotoGP sta struppiato. Cioè, no, fa schifo. Su assetto corsa competizione, qua anche entrato, ragazzi. L'altra volta hanno fatto il MotoGP di Mugello, tutti quanti insieme, sta ai piedi di Cristo proprio. Bagnaia ci mena proprio in testa. Che bello. No, stasera lascio giocare, guardo le clack che corre, mi spiace. Dai. Comunque ho messo lo stream anch'io, per il IR, per il SIG. Che web stream?
quello lì. Facciamo qualcosa. Però stasera io streamo su Twitch, credo. Quindi vuol dire che il target di questa sera è fare più visualizzazioni di Leclerc. Impossibile. La sfida è aperta. Combinati, però, ragazzi. Cioè, mani, ragazzi, 17.000 visualizzazioni. Cioè, persone che lo guardano in questo momento. Scusate, scusate ragazzi, DR e CSF, siete pronti? Come state messi a personale? DL tutti quanti che... pronti? Perché manca ancora Corvo. Ma Snail? Io mi ha fatto schermo nero, sto arrivando. Comunque partite, okay. Nel senso Corvo? Corvo non ce la fa, non... L'ho mandato di là, no, non capisco il problema. Cioè, prima sembrava fixato, poi boom, di nuovo giù. Ma lui c'ha anche Eolo, eh. Io non vorrei che quell'Eolo gli sta creando tanto. Non dirlo, ce l'ho anch'io. Ma tu dove sei? Tu sei a Torino, però. No. Allora, Eolo fa cagare in questo periodo, è una merda incredibile. È vero, bellissimo, Lui sta all'isola d'Elba. Lui è sull'isola d'Elba, esatto. Ok, ragazzi. Ciao, siamo tutti? Per me sì. per vai, solo vai. Paolo che deve slottare, poi ci siamo tutti nel server. Arriva Snake. Sto guardando io. Dovrebbe arrivare ancora Snake, l'ho visto uscire. Dicevo prima, senza sentire, eventualmente se non arriva Jaguaro io posso passare mitragliere. Devi sentire. Senti, attimo il capo squadra. Ma è l'ufficiale. Webber. Bravo, dove stiamo noi? Bravo, sono io. Ok. Sono giusto, no? Sì, sì. No. Manca anche Prince nella Bravo, vero? Sì. Ok. Dai che carichiamo la mappa, dai. Poi tanto... E te prima di partire, qualcuno vuole passare al posto di Jaguar dei nostri? Senti un attimo se per te va bene, visto che siete che la comando. Non ho capito, chi? Qualcuno dei nostri voleva passare Alex voleva passare come mitragliere al posto di Jaguaro. Se non per c'è. Te... Esatto. Alex cos'era? Fucile? Sì, fucile. Sì, sì, ha voglia, minchia. Paolino, hai preso un slot. Ragazzi, ma per caso c'è l'F11? Che cos'è l'F11? Se ce la grenevo, sì. Penso di sì, se ce la grenevo, perché adesso l'ha messo direttamente nelle impostazioni. Ah, ho capito. Ti ricongiungi direttamente al capo squadra. Non si mette più il mobile. Allora, il modulo, ragazzi, il mappa. Una cosa veloce, mi ha detto Teo che c'ha problemi con internet. Allora, tutte le squadre, mentre siamo nel primo hangar che spawniamo tranne i Delta, i capi squadra faranno i briefing se ci hanno bisogno ai loro operatori. E i Delta aspetteranno che noi atterriamo, Alfa, Bravo e Comando atterrano per poi fare la loro missione. Ok? Ricevuto. Perfetto. Contattiamo Radio Luna 50? O mi sono confuso con... Radio Luna 50, le frequenze sono tutte scritte in mappa in alto a sinistra. C'è il gruppo comando che coordinerà tutto. Immagino però che voi non vi sentiremo fino a quando non farete il paradrop che atterrerete, vero? Non penso arriverà la radio fino all'aeroporto. Però, non lo so, io non lo so, però okay. Proviamo. Vabbè, comunque dai, al massimo aspettiamo che atterriate. Comunque, voi contattateci. Alfa e Bravo, non uscite dall'hangar briefing del primo hangar. Ricevuto. Okay. Ah, forse al posto di Corvo arriva Zaycher. Forse meglio. Ibram Zaycher. Ma Tommy. Tommy non è stato convocato. Sta addestrando le regole. Addestramento regole. Carico la frusta. Veramente. I prossimi guerrieri. Oggi fa le visite. I guerrieri di Tommy. Minchia. La prossima carne la macello off. Come prima prova era sicuramente un factor. Dategli ai cecchi, no? Buttati dentro così proprio, dentro factor così a mani nude. Esatto. Vai e fai, si dice. Solo col coltello. Devi lutare i cadaveri uccisi dagli altri e avere il culo che ti... Ed è fa la task della lettera del morto nel punto. Sì, sì. Allora. Cos'è il Gulag Warzone? No, è il Skype montato. No, è peggio. Però è peggio. Peggio. Almeno il Gulag è 1v1. È l'inferno proprio.
Perfetta D che la peggiore è quella di prendere il documento giù dal quello è mortale, quella è la peggio di tutte. No, è col fatto che appena atterri rischi che l'undercover ti salvi, ci hanno fatto spawnare direttamente qui, per esempio tranquilli. Sì, hanno fatto bene. Vado ad attivare l'audio della, della diretta. Non accovacciatevi e non stendetevi. Che cammina e basta. Corsetta, cammina. Ecco, se potete mettetevi già l'arma in spalla. Fatto. Poi dopo, come dicevo prima, adesso appena decidiamo i veicoli, mettete i visori notturni, ci sta nell'inventario, dai, mettiamo nell'inventario, ecco, nell'inventario. Ci sta nell'inventario, aspetta, almeno stiamo tranquilli. Su un binocolo fuori, mi raccomando, come già detto. Sì, anche binocolo. Si può fare, perché questa storia del binocolo io l'ho letta velocemente, non ho capito, non si può fare niente praticamente. Niente, finché non individuiamo la base che dobbiamo con le testate... Non si tira fuori il binocolo e non si esce fuori, non, soprattutto non si esce fuori dai veicoli. Adesso quando gli altri tranquilli, buoni buoni, quindi. Esatto, quando gli altri si paracaduteranno, ci sarà uno skip time e diventerà notte. E attenderemo che le altre due squadre atterrino, ci danno via libera e cominciamo il nostro movimento verso l'obiettivo. Quindi sarà il nostro. Allora, adesso appena arriva Always la decidiamo. Always perché non c'è ancora. Smi. Allora, tu stai sulla 50 pure tu, giustamente. Uh-huh. Ma noi ci divideremo? Sì, sì. Ok, allora a posto. Abbiamo perso Rigel. User left your channel. No, niente, Smi. Credevo che stavamo comunque abbastanza vicini, così le comunicazioni magari le prendevi solo tu, invece le prendo pure io. A posto. E allora, magari potete mettervi d'accordo che uno dei due, solo uno dei due, fa le comunicazioni sulla comando per la Delta, questo sì. Però magari stateci tutti sulla comando, così abbiamo un backup. No, sì, stiamo tutti e due sulla comando. Il problema è che non vorrei che arrivassero troppe comunicazioni della Delta sulla comando. Allora mettetevi d'accordo. Uno dei due fa il ponte con la comando. Channel. Solo uno dei due. Chi sarebbe allora quello sconosciuto qua? E poi potrebbe essere Always. La frequenza sì, è Always. Dobbiamo vedere le nostre frequenze. User joined your channel. Allora, facciamo così. Delta 1-1... Allora, noi abbiamo in range, in alto a sinistra, potete vedere, noi abbiamo in range dalla 220 alla 225. Delta 1-1 okay. Si prende la 223, 223. Okay. A Delta 1-2 allora... si prende la 224, 224, okay. E la Interforce mia di Always 223.5. Ok, può usare la radio adesso? O... Sì, sì, radio sì. No, radio non potevamo usare tranquillamente, non è un discorso di undercover. Frequenza 224, check. Sono i tipo i visori, devi evitare da usarli. Visori, visori metti, li abbiamo messi tutti nell'inventario allora, già. Andrea, prendi il visore notturno e trascinatelo dentro lo zaino. Bravo, ho già provato a farlo, ma non ho spazio. Cosa posso buttare via? Finita, Andrea, io che sono. No, mettilo nel veicolo, altrimenti. Mettilo nel veicolo. Adesso, appena decidiamo il veicolo, appena lo metti nell'inventario. Buttalo là dentro. Okay. Io che sono l'ultimo che mi ero aggregato metto con la 2-2 Delta. Tu sei con 1, me 2. Quindi 223 User joined your check 223 Delta 1-1 224 224 ha messo 225 Fabio check 224 224 check e adesso io ho la Interforce 223.5 223.5 Andrea, scusami un attimo, perché gli altri ce lo sono riusciti a mettere tu, no? Abbiamo tutti lo stesso equipaggiamento. Check Interforce 223. O nello zaino, check Interforce 223.5, forte piano. Ragazzi, anche la corsa, fate attenzione alla corsa. Lux, mettiti il fucile sulla spalla. Lo zaino ce l'ho praticamente pieno. Ce l'ho sulla spalla. Io ho 13 oggetti dentro. Allora, fate attenzione anche in corsa, cioè, la corsa, a quanto ho capito, potrebbe destare sospetto. Facciamo doppio C, facciamo doppio C. Comunque non dovremmo andare in giro prima di che salti fuori il... Sì, è indossato, quindi. Doppio C per tutti, finché siete... No, finché siamo qua. Chinato giù.
quindi che non mi ha detto che non si può. No, non chiamiamoci, mi raccomando. Allora, ragazzi, soltanto. Allora, un secondo, cioè, facciamo un mini briefing sulle quali sono le cose che danno fare. Cioè, non è che non sono danno fare. Cercate di ruolare una persona che è sotto copertura, quindi non fate cose strane, vuol dire accovacciarsi, stendersi, tirare fuori. Proprio. Ruolare. Come? Ruolare. Ruolare, tecnico. Non accovacciarsi, non andate per terra, non usate il binocolo, non usate il visore notturno, non avvicinatevi troppo alla gente. Immaginate di essere veramente dei soldati sotto copertura. Voi fareste queste cose se la gente vi guarda? No. Guidate in modo corretto, quindi rispettando le velocità. Mi sembra che il limite di velocità è 120 km orari qua in Iran. Andremo più piano, andremo sicuro. Più piano, state alla destra. Si guida a destra, vero? In Iran. Sì, sì. Questa certificazione ce l'abbiamo. O facciamo incidenti e ste cose. Facciamo cose strane. Se qualcuno di voi compare la scritta da qualche parte destra sinistra, hai perso la copertura o gli lost undercover, qualcosa così, comunicatecelo, che facciamo in modo di organizzarci. Ok? Non vuol dire che non giocate la partita, ma vuol dire che dovete restare tutto. Probabilmente nel camion con noi, sì. In Delta 1-2. Perché la persona che fa saltare la copertura non la fa saltare per tutti, ma salta solo per se stesso. Sì, però certo. Se una persona è sul veicolo che non ha la copertura, ma tutti gli altri sì, i nemici spareranno o apriranno comunque il fuoco e cercheranno di colpire la persona senza copertura. Quindi mi raccomando, se salta la copertura ditelo. Quindi allora, se ci sparano noi rispondiamo. Piedi, ritorno alla User joined your channel. Per allora, in teoria dovrebbe tornare, però non mettiamo la test e rimaniamo tutti in piedi. La copertura, se deve saltare, salterà solo nel momento in cui dovremo attaccare il complesso con le testate. Qual è l'unico momento in cui potrà saltare? Allora, direi che possiamo fare... La frequenza 250 chi si mette, ragazzi? Always. Sulla comando vi mettete. Ascolta, entrambi i radiooperatori 250, cos'è la 250? All'aggiuntivo è la capisquadra, la radio... il canale radiooperatore è lungo 50. All'aggiuntivo capisquadra, no, non so, sarà... sinceramente forse per me... le altre squadre. Secondo me per le altre squadre sì, lasciamo così, perché noi preferirei avere una radio per noi tranquilla. Ma anche perché noi ci hanno detto che siamo da soli fin dall'inizio, quindi esatto. Quindi il nostro se ne compito è seguire il tizio. Always ascolta le testate, giusto? E catturare il VIP vivo. Hai detto di togliere no, il visore notturno. Ok, ma io non ho spazio nell'inventario comunque. Adesso appena scegliamo aspetta, appena scegliamo i veicoli lo mette sul veicolo. Ok, perché già ho poca roba come medico, cioè ho 5 provette per miracolo. Quando butti nel... Esatto. Allora, là dietro di voi, vicino al cancello, su 50 gradi c'è una cassa medica che poi caricheremo sui mezzi. Quindi facciamo così, cominciamo così. Il canale Twitch della brigata, così si può seguire la live. Cosa? Allora, separiamoci, separiamoci le due squadre, così tanto facciamo un mini briefing. Andiamo al camion. Voi andate al camion, noi rimaniamo qui nell'angolo vicino alle due jeep. Allora noi prendiamo queste due jeep dietro. Signori, posso dire mezza parola? Quella mimetica e quella verde. Ricordatevi che siamo in live. Siamo in live ovunque. Sì, dico col canale ufficiale. Siamo in live su 50 siamo in live, comportatevi bene, grazie. Allora, visto che Rigel è rientrato... No, senso era un saluto generale, ma la faremo. Infatti. Allora. Andrei a doppia C e così non corri. Perché finché siamo sotto copertura non si corre, perché anche quello desta quanto pare... Ecco. Ho fatto la prova, ma corre. No, se fai... No, ho capito, ma se tu usi WASD non corre. Ok. Così va. Allora. Noi andremo con... Thunder, prendiamo la Jeep rossa e uno dei due camion. Prendiamo la Jeep rossa, questo bel camion. Ok. Sì, mettiamo sul camion. User was moved out of your channel. Abbiamo User qua joined una bella your cassa medica che adesso ci... un secondo, intanto caricate e... cassa medica sul camion? Aspettatevi. Dimmi Thunder. Intanto mettetevi rossi. Allora, come dicevo prima, per tenere bene d'occhio la fabbrica,
come hanno fatto vedere su notare, ci sono differenti ci sono tre possibili strade che può prendere in poche parole. Ho pensato, una VIP della Delta 1 sta qui vicino a Rendezvous Delta, dopo l'altra starà al lato opposto. Facciamo così. User left your channel. User joined your channel. Si fa sportivo col cappellino. E guarda, c'ha pure l'auricolare. Vabbè, tutti quanti abbiamo l'auricolare. E voi col camion nella Jeep, magari vi mettete vicino al camion e sfiltrazione, magari vicino a questo coso qui, se libero, questo cortile qui. No, non ha spazio, lo mette sul camion. È l'importante che dovete vedere visual su questa strada. Perché strada, eh sì, perché se il VIP mi passa di lì che noi non lo vediamo. È uguale a te, avessi uguale a te, Andrea, identico. Anche la user left your channel, joined your channel. Io secondo me questa è una buona posizione. Esatto, anche lì. Stare vicino alle case, perché se ci escono dei civili vanno in giro e ci salta pure. Va bene, va bene. Quindi sì, ci metteremo qua in zona 3. Ok, guardate lo screen. Niente, questo è quanto. Sì, ok, perfetto. Posto, che strada migliora la realtà? La strada che faremo qual è? La strada è quella nord, che ci è stata suggerita. Noi siamo a Rendezvous Delta, quindi passeremo su di qua. Il jeans. E poi faremo il mini fuori strada a Yemara, scenderemo a sud, strada principale, arriveremo alla strada da est, alla fabbrica da est. Oh, però è fatto bene il jeans, vero? Oppure possiamo anche, se non vuoi fare il fuori strada, possiamo seguire l'altra strada e arrivare dall'altra parte. Bello è soprattutto stata consigliata questa strada qui dal comando, ti ricordi? Del 1800. Tanto che quel mini fuori strada ci ha consentito farlo. Okay, no, ti devi diciamo entrare nel lì. Team rosso. Ma fai interazione. Ok, perfetto. Scusate, raga, Marco. Io vedo Zero che cammina tipo all'infinito. Ancora qua. No. Ma l'opzione arrenditi la posso fare nel momento in cui mi salta la copertura. Mi basta arrendere. Che succede? Non lo so. Verde, non c'è stata spiegata sta roba, quindi non ve lo so dire. Allora, sottolineo il fatto di ruolare, nel senso che c'è uno Zeus, può essere che il VIP si possa, cioè una volta che porca miseria, user left your channel. L'avevo detto che va al ping alto di chiudere i porno, ma pure io sto a ping abbastanza alto, a 130 so. Non si è capito perché. Sono cliccato il server, cazzo. User left your channel, user joined your channel. Vabbè, ho capito, vado un attimo io da Thunder così vediamo un attimo. Io Andare. Se vogliamo provare a spostare il camion in avanti e caricare la cassa, visto che è troppo pesante per muoverla. È pesante? Non la fa spostare? Non si fa spostare. Ok, va bene, aspettiamo. Aspettiamo, vabbè, che tanto credo che... Stiamo ancora trascinandola? Niente. Spostiamo il camion in avanti? Ragazzi, spostatevi dal camion. Spostatevi dal camion. Non andiamo da nessuna parte. Ma non dovevamo prima spostare. User joined your channel. Una volta che siamo alla fabbrica. Male. Sì, una volta che siamo alla fabbrica. Però noi possiamo muoverci solo quando... Una volta che... Cioè noi non abbiamo il delitto da partire solo una volta che... Ma cosa? Perché c'è il comando... No, stiamo caricando la cassa. Perché non te la fa portare addosso. È troppo pesante. Ah, ok. Avevamo capito che dovevamo già muoverci in incognito. No, appena atterrano noi abbiamo, perché comunque loro dalla zona dovresti essere abbiamo tempo per always. Tipo che si organizzano, che si muovono, dovremmo arrivare prima noi di loro. Noi siamo già a Rendezvous Delta? Dovreste avere tutti il micro dagger, quindi attivatelo. E dire siamo lì, adesso facciamo tutta la strada col camion quando si fa notte. Dobbiamo aspettare che nel momento in cui si paracadutano alla zona di lancio, si sa un salto temporale che si fa notte, nel momento in cui si fa notte ci possiamo muovere. Okay. Ma chi dicevi che si doveva dare la cosa della live, Ale? La ragazza d'Andrea. E gli ho mandato il link su TS, gli ho mandato. Ho capito. E se vuoi caricare, ho preso e l'ho mandato. Sì. Ma l'hai vista la grafica quella lì in game? Stiamo arrivando. No, quella in game, quella che c'è ora. Aspetta, no, devo fare. Dovrei fare alt tab, ma ho paura di farlo. Vabbè, poi guardati la live con calma. Non abbiamo fretta ancora. Ho paura di farlo.
No, allora oggi non avete stava da giocare a Call of Duty, la risoluzione era molto alta ed era buona. Sì, ma laggavo da morire io. Infatti stava qualche piccolo calo e infatti si vedeva quando laggavi. Però perché non ho il gioco sull'SSD, capito? Ora infatti ho disinstallato tutto e ho spostato tanto sull'SSD al volo. Io credo che però dovresti impostare, perché ci stava come impostazione o auto o soltanto 1080p a 60fps. Non si potrebbe fare un'impostazione pure un po' più scalata? In che senso? Magari 720 pure, se qualcuno la vuole vedere a 720, la vede a 720. Teoricamente penso che lo faccia in automatico Twitch la compressione. No, perché là io vedevo soltanto oggi era soltanto o auto o 1080p a 60. Sì, quella è l'uscita mia fissa. Devo vedere. L'orologio, guardare la bussola, usare la radio. È possibile farlo. Non saprei. Non dovete. Vabbè, ancora devo studiarmela per bene. Già è tanto quello che ho fatto. Direi. User left your channel. User joined your channel. Puoi andare a ma che rischio può esserci Ale a fare al tab in game? Dipende da. Dipende dalla macchina. Io ad esempio lunedì l'ho fatto tipo una quarantina di volte e non mi è mai successo niente. Però eravamo pure relativamente pochi. Però se quando si è in tanti che il server è abbastanza carico, io lascerei perdere che è meglio. Ok, allora non lo faccio più. No, il computer è prestante per quello, però. No, il problema non è il computer, il problema sarebbe il server o Arma stessa, che magari Arma viene qualcosa. Cosa? Ma come? Partita la copertura? Minchia, dentro la mix stessa? Cioè, all'inizio della cosa? Il mortacci. E se io voglio salutare quello facendo tipo... No, non farlo che ti salta, anche se lo fai per poco. No, stavo facendo uno screenshot, non peraltro. Tipo lo debug, capito? Olè, olè. Stavo facendo uno screen, giustamente. C'è uno Zeus. C'è uno Zeus. Vabbè, ma tanto poi si sistema da solo, immagino, no? Ti scala un countdown, almeno quando ho fatto la prova prima di che riavviassero il server, c'erano 10 coperture e te ne scala 9, quindi... Dopo un po' finiscono. Ah, ok. User left your channel. Always non connesso, bella. Vabbè, ragazzi, cercate di mettervi almeno in un modo tale che posso fare uno screen mezzo discreto. A questo punto da alzato. User to your channel. Ok. A posto. Yeah. Vado a vedere un attimo con Thunder, dato che... Comunque, a proposito di copertura, andiamo con camion senza targa, eh? Vabbè, ma è l'Afghanistan e l'Iraq, sono piatti di metallo che non serve. Io lo sai che io avrei voluto una cosa, comunque, che ci doveva essere, la Toyota Corolla bianca. Quella sta tutta, in Afghanistan vedi solo quelle, Toyota Corolla bianche, non si sa per quale motivo. La l'avrei voluto, Mulio, infatti quando farò il briefing è letata. Glielo dirò. È letata. Quando farò il briefing glielo dirò. Ci vuole. Il camion, allora il camion verde militare col cassone coperto tipo militare. Cioè non dare nell'occhio. È antisgamo. Cioè, è proprio antisgamo. Senza targa. Non hanno saluto. Allora, i Land Rover sono fighi così, perché comunque ci può stare, anche se è un tractor style. Però ci sta. Secondo me... A parte che smizzo... Ah, bravo, 690 demizio con camion. Mi sentivo ispato. Guardalo. Sì. Metà dell'ultima strofa l'ho fatta insieme alla Gaia, ma tutto il resto è niente. Non c'era altro niente di meglio da fare. Raga, user left your channel, joined your channel. Successo. Tutto ciò Always da sempre non connesso. Guarda là l'altra volta Always non connesso. Ma noi abbiamo un civile vicino a noi. Siamo in live, sì. Sì, sì. Stai bravi che c'è un civile vicino a noi. Sei un cavolo di belga. Comunque, Sirius. Ho scritto ad Always, gli ho detto di fare un riavvio e eventualmente riprendere lo slot di Psycho. Comunque aspetta, ci sono le riserve, lui...
Ma c'è una riserva. Allora, già però, tutte e due, mi sa. Allora, dato che io non ci ho capito un cazzo, nel senso perché sono arrivato tardi e tutto. Allora, noi quando è notte cominciamo a fare il percorso, arriviamo fino alla zona di quando è notte, quando è notte vuol dire che gli altri, l'alfa, la brava e il comando si sono lanciati. Okay. Attendiamo che atterrano e che il comando ci contatti, ci dia il via libera per muovere. Perfetto. Tutto qui. Il resto ci muoviamo lungo la linea nera, non so se la vedi quando l'ho disegnata. La vedo. Ok. Quindi arriveremo alla città di Ofar da est. Voi vi andate a posizionare nell'area 3. Io e le mie due jeep si posizioneranno una in 1 e una in 2. Attendiamo lì. Ok. Attendiamo questa lì. Persona qua. La persona avete l'intel nell'evento. È un ufficiale. Okay, quello col basco blu. Esatto, un basco azzurro e una sì, qua vestito come militare. E, per catturarlo. Catturarlo non sappiamo se probabilmente risponderà in modo ostile, quindi risponderà al fuoco. Quindi se dobbiamo in tutti i modi rispondere al fuoco, mi sa che stordenti non ne abbiamo, quindi no, mi sa di no. Sarà quindi, anche verosimilmente scorto, quindi. Che più che altro. No, scusa, più che altro. Allora, come dicevo i miei. Zeus. Quello Zeus 5 con le armi puntate, lui si fermerà, spero. Esatto. Noi ci proviamo. Però se risponde al fuoco, si fa fuoco, però non per ferirlo in modo letale, come dicevo i miei. Quindi arti, gambe, così possiamo curarlo e manettarlo. Le uscite sono 5. Allora, sì, quelle. Allora, consideriamo che. Allora, a nord non penso vado a uscire perché c'è un crinale, c'è una montagna. Sì, sì, sì. Esce a ovest, la posizione 2 lo vede. Stessa cosa se esce ad est, la posizione 1 lo vede. Esce ovest, la 2 la vede, frontale la vedete sia voi e se viene da noi lo blocchiamo col camion, mettiamo il camion in mezzo alla strada. No, che mettere la strada, dobbiamo pedinarlo. Ah, infatti, perciò per capire, quindi solo pedinarlo. Vediamo, noi dobbiamo dove va. Pedinarlo user joined your channel. Per individuare la zona dove sono immagazzinate le testate nucleari. Ok. Dobbiamo poi sfiltrare caricandole sul camion. Scusa, se dobbiamo pedinarlo le testate nucleari come le prendiamo? Allora, perché lui va dove ci stanno le... Ma non c'è letto il brief. Perché non leggi le cose? Ma mica bene sono così, nascoste le testate. Ma noi non sappiamo dove sono le testate, quindi pediniamo lui, poi lo catturiamo quando abbiamo scoperto sono le testate, cicciulliamo le testate e sfiltriamo. A posto, ok, lo catturiamo dopo capito che sono testate nucleari. Lui sicuramente andrà al deposito. Una volta che abbiamo individuato il deposito, appunto, possiamo attaccare il deposito, uccidendo... Una domanda che non ho capito è se è una I o se è comandata dallo non lo Zeus. Sappiamo. Non lo sappiamo. No, perché se è una I, è una I, quindi è stupida. Non lo sappiamo. Una cappella. Virgil, Andrea, se potete mettere il visore notturno all'interno dei veicoli che andrete ad usare. Non hanno posto, quindi nel momento in cui siamo sul camion... Nei veicoli. Noi quindi prendiamo quel camion lì, quindi vado a metterlo là. Poi avete il camion e la jeep, non so come vi ha diviso lui sui mezzi. Sì, il camion quello lì già un pochino più avanti e quella jeep rossa, a quanto ho capito. La cassa medica sopra il camion. Ok, poi dovrei esserci, speriamo. Si separerà. Voilà. Eccolo qua, lui si sente. È rientrato con lo... Visore notturno sul camion. Anche il mio visore notturno sul camion, non ho più il binocolo, quindi ottimo. Posso solo io. Testa. Ce l'ho manco io, quindi. Ah, ma il fatto è che perché abbiamo il supporto che può lanciare dei missili, credo di supporto, un attacco aereo, non mi ricordo. Sì, e quindi spero di non perdere il disegnatore laser, così con quello possiamo appunto disegnare la zona. C'è un disegnatore laser? Ce l'ho io. User joined your channel. User in your channel timed out. Vuoi te? Ancora il visore notturno sulla capa. Sto cercando posto. La mettere sul mezzo se non hai posto. User joined your channel. Flanker è stato bannato di nuovo. Tengo io. Anche Andrea? Always, se scegli chi sta sulla jeep e chi sta sul camion, molliamo i visori notturni. Vabbè. Sì, ragazzi, sono appena rientrato, avete un attimo di pazienza. Io l'ho mollato sul camion, indistintamente. Tanto la cassa medica è lì.
Sì, è vero, sei tornato bianco, non so perché. Zero, Andrea, state sulla Jeep e gli altri quattro stanno sul camion. Sai che è la seconda missione? Ah, io guido il camion. Ti ricomincia di squadra? Mi piace questo Sirius intraprendente. Oggi non riesco a parlare. Si chiama anzianità. Nel senso che ti fanno male le rotule, dici a me non mi metto lì e guido. Dice, tanto sto fermo, seduto, il mio foncazzo che almeno guido. Dice, non, però non salgo adesso, giusto per una questione di dignità. Okay. Mi sembra allora, giusto. Poi ci divideremo chiaramente per il momento. Zero Andrea, fate avanguardia, quindi seguirete l'altra squadra, cioè siete i primi della nostra squadra. Io sto con Sirius, che era di operatore, e Verge sta con Sibo come retroguardia. Però quando staremo sul cam, staremo noi quattro su questo camion qua e voi altri due sulla Jeep rossa. È normale che scendendo dal mezzo imbraccia l'arma in automatico, vero? No, normalmente no. No, lo fa. Me l'ha fatto? Lo fa. Vabbè ragazzi, però non dobbiamo... Quando scendiamo dal mezzo effettivamente non dovremmo scendere, perché se lo dobbiamo pedinare non dovremmo scendere. Arrivati in città, tanto avete sentito, lo sono fatto apposta a fare il briefing per vedere un attimo meglio. Noi ci fermeremo al numero 3, parcheggiamo per male un pochettino su strada, così se arriva da 1, 2 o da 3 riusciamo a prenderlo. Però deve passare con calma e dopodiché lo pediniamo e vediamo dove va. User left, e non dobbiamo scendere, rimarremo all'interno del camion e della Jeep vostra, ovviamente. Esatto. Una volta che noi scopriremo dove è andato questo tizio, ci fermeremo fuori e valuteremo un piano per come entrare lì dentro. Ok. Quanto devi andare a FK, Cesi? Allora, io opterei che... Contate che ci muoviamo camion, di notte. Noi camion lo mettiamo come sta l'esfiltrazione 3, credo che la Jeep possa stare... Questo è deciso con Sirius, chi è che sta in comando, chi è che parla con la comando. Non ho capito. No, ho messo... Allora, dove siamo noi? Io preferirei anche stare un po' più giù, vicino alle case. Perfetto. Allora, perfetto. Però, sai qual è il fatto? I polveri civili, però... La cosa buona è che se passa col mezzo, chiudete, dietro una casa non dovrebbe vederti. Capito? Però tu sì, perché tu stai guardando già lì. A me dici, non te ne dovrebbe fregare più di tanto, a meno che ti vengono a rompere il cazzo. Non si chiude più? Fa più interazione. Vabbè, lasciamo stare. Qua, tipo qua giù. Qua. Ma l'abbiamo aperto noi? Vabbè, che siamo aperti da soli, sai. Incognito, non è che siamo visibili, ci sgavano subito. Vabbè, scusa, ti interrompo. Tu sei ufficiale, quindi diciamo dirigi tu la serata. Dirigi tu, dai tu gli ordini. No, sei psycho. Quindi... È vero, sei smilzo. Quindi sistemati. Io, secondo me sarebbe ottimale che Sirius stesse sulla comando. Ovviamente c'ho anche smilzo sulla comando, però lo teniamo come backup. Teniamo Sirius sulla comando, risponde lui e esatto. Non ti devo dare neanche le informazioni che ci danno, perché le avete anche voi. Sì, ok. Poi così Sinistro mi passa le info. Benissimo. Okay. Sto sul comando. Li senti? Sì. Non credo li sente ancora. Ma non ci sta nessuno sulla 50 comando, non sta parlando nessuno. Perché si è lontani dall'aeroporto. Probabile. Ok. Ad ogni modo. Però scusate, raga, ma questa qua è dall'aeroporto da dove? Quale aeroporto? Dovrebbe essere a Kalenowi. In alto. Sì. Kalenowi. Allora sì. No. Allora, se guarda, comunque non ti compare in rosso, eh? Adesso mi sono già messo, ma è strano, Dio cazzo. Comunque io avere problemi stasera. So il radioperatore, quindi io sto ad ora, se mi dici, io adesso sto sulla frequenza nostra interna e sulla comando 50, punto. Basta così, e mi aggiorni.
mano a mano che girano comunicazioni verso così. Di noi, così Ovis non deve poi, fare... facciamo così, nel momento in cui io andassi a terra per qualsiasi motivo o mi disconnettessi, che stasera sembra probabile, assolutamente è successo due volte, visto, cioè Sirius, tu continua a fare radio operatore e pensavo a Vergil che è in retroguardia, anche così almeno 250, è su camion e senti già le informazioni direttamente da te. Penso sia per noi. Tanto io appena ricevo informazioni che siano necessarie le dico direttamente in radio a noi, così tutti quanti le sentiamo e tutti quanti sappiamo quello che dobbiamo fare. Nel momento in cui il sottoscritto va a terra, chiederei a Vergil di prendere il comando. Di tu continui a fare radio operatore. Sì, 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 va bene, va bene. Ok. Poi, ovviamente abbiamo regole di ingaggio, sono rispondere al fuoco. Se vi sparano contro non posso dirvi no, non rispondete. Poi fanculo, tirate fuori la, il fucile e sparate a quello che spara contro. Abbattete i contatti. Poi ci pensiamo dopo, adesso che ripiegheremo, magari l'altra squadra, potenzialmente ancora tutto coperto, può fare allora la cosa. Ma noi, se siamo sotto ingaggio, rispondiamo. Che non c'è stata detta nel briefing di ieri. Se no finisce che uno risponde e l'altro no, no, tutti rispondono a fuoco, ok? Che sarebbe il lì. Prenderemo tutti la copertura, ma adesso vedremo, è più importante che andiamo tutti a casa. Complesso, vedremo se troviamo un portatile. Poi non ha neanche senso, perché occhio, se ci vedono... Non bastardi che, come nei giochi, alla se uno di noi perde la copertura, quelli che sono vicini, tecnicamente l'hanno persa anche loro. Sì, ovviamente attendiamo, mi sembra abbastanza logico. Fila, quindi alla fine siamo noi che decidiamo. User joined your channel. E non ho altro da dire. Vergil, l'unica cosa, se crasho, vado giù e ci salta la copertura, e Thunder non ti risponde, lui in realtà sa qual è il piano, contattate il comando, quindi comando, okay. Loro dovrebbero darvi un piano B. Ok, va benissimo. Io intanto per sicurezza faccio una cosa, che vuol dire che reinoltro tutte le fotografie. Allora forse ancora... Erano 5 le foto del briefing Always, giusto? Messo in maniera preventiva, sì, ok, perfetto. Nel caso partissimo prima che ritornasse, comunque lo dico voi: 1, 2, 3, no, 4, perché una è doppia. Almeno io la vedo doppia, e la reinoltro su effettivi per sicurezza. Però nell'evento, nell'elenco delle task, c'era anche quello di trovare e recuperare il portatile. Così almeno ce l'abbiamo a portata di mano. Ok, allora il contatto del VIP è questo individuo qua dell'esercito iraniano con cappuccio rosso, sì, con la maschera azzurra. E pure è compito nostro. Che è al basso, e noi ci metteremo, se guardate l'altra foto, quella è la quindi una volta che abbiamo liberato il la fabbrica, la Delta 1-1 si posizionerà un po' prima e un po' dopo, e noi ci posizioniamo sulla strada. Che vedete, c'è una fila di alberi, possiamo anche metterci una foto poco oltre o sulla fila di alberi o poco oltre. Quindi all'inizio della curva, dici? Che forma? No, più di fianco alle case. Sicuramente deve essere all'interno di qualcosa. Fianco alle case, qua. Poi hai messo tu l'indicazione, in realtà c'è o lì o un po' più, insomma, tutta questa zona che possiamo utilizzare. Di... Sì, credo che sia l'unica cosa fattibile, sempre se si può fare, perché sembrerebbe che dalla fotografia che hanno inoltrato il posto migliore sarebbe qua. E la firra la giornata dovrebbero essere, però siamo anche molto visibili lì, mi sembra 2, 3 o 4. Lì, no, oppure... sì, sei visibile, però questa zona qua sembra il fatto di stare nascosti non è più antisgamo che stare per i cazzi propri tranquilli da civili in mezzo alla strada, cioè non in mezzo alla strada ma in parte alla strada. Perché il comando deve atterrare, sì e no, nel senso che io voglio comando... stare lontano dei civili, ecco qua. Ok, dai, raga, decide Always, come meglio crede, decide. Vediamo allora, ragazzi, che cosa vuole fare. E poi vediamo un po' cosa... Perché non so com'è la zona,
solamente ci mettiamo un po' prima, un po' dopo. Bomba, ragazzi. Ok, okay. Ragazzi, sui veicoli. Mi raccomando. Raga, i visori li possiamo mettere? No, negativo. Questo qua è il posto di cado. No, il visore è dopo. Vabbè, ragazzi, ho provato. Vabbè, ma considerando che comunque noi siamo in questo momento civili, penso che comunque non c'è bisogno di camminare in occultamento con i mezzi. Il luce accese e via, tranquilli, sì, no? Sì, luce accese, tranquilli, però fermi, dobbiamo ancora... Thunder, aspettiamo con la squadra d'assalto e poi iniziamo a muoverci. Affermativo, noi siamo tutti pronti sui mezzi, attendiamo i contatti del comando per poi partire. Ok. Va bene, va bene. Allora, Sirius, da appena riesci dovresti contattare il comando. E nel senso che magari tra adesso che sono. Comando qui Delta. 4:10 fai una chiamata ogni, non so, 2 minuti. Che non ti rispondono. Quando ti rispondono vuol dire che sono a terra e possiamo partire. D'ora niente, l'ho appena fatta e non mi rispondono. Ok. Aspettiamo. Andrea, almeno oggi cerca di non abbonarti alle fratture perché siamo messi male come rifornimenti medici. User left your channel. Perfetto, ho qualcosa anch'io in inventario per le fratture. Ragazzi, ma eccoli là, voi state facendo. Sono tutti uguali, vedete? Di là. Sì. Ma pure voi state facendo pochi FPS. Blu. Io ho 24 con tutta la stream allora accesa. Siamo abbastanza di tutte, ragazzi. Sì. No, vabbè, a me vado bene, no. Comunque. Undercover funziona? Vedi, sì. 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 Io non vedo nessuna scritta, quindi non lo so, spero di sì. Nada, io vedo niente. Allora, vedete voi quando arrivate, ma secondo me siete tutti undercover. Sì, già dall'inizio no, ci aveva dato la scritta, mi pare. Ok, se te ve l'ha data... È una domanda, il VIP è impersonificato da uno Zeus oppure una IA? Una IA. Attendete, arrivate al vostro punto di estrazione, come vi ho detto ai vostri capi clan, capogruppo, arrivate lì nel rendezvous delta, parcheggiate le macchine, non scendete, attendete che è l'uscita, lo vedete subito perché sarà l'unico che esce, ed è vestito leggermente diverso, no? Col caschetto non ha armi. Salirà il basco, mezzo. Giusto, al basco azzurro come nella bravissimi, foto. Bravissimi, c'è quello con la foto. Salirà nel mezzo e partirà. Voi non fate altro che seguirlo fino al loro deposito. Quando arrivate al deposito che vedete che scende, fate il perimetro e date via l'attacco. E dopo è scontato a tutti che quando arrivate là non siete più undercover. Ovviamente. Ovviamente, sì, certo. Ragazzi, se possiamo... Oh, ragazzi, quando, quando volete partire, avete via libera. Ah, sì. Attendi, Leo. Teo, scusa. Nell'elenco delle task c'era di trovare un portatile di Rashud. È compito nostro, chi sia lì, no, è compito di tutti, cercatelo se c'è. Ok, perfetto, d'accordo. Mi dicono che prima avevate l'onda lunga su 50, ma nessuno vi sentiva. Non so se perché era la distanza. Siamo su 50, però ancora. Non è la distanza, niente, la distanza. Prova a ricontattare adesso. Adesso provo a sentire, adesso che stanno atterrando. Ci attendiamo. Quello è perché abbiamo visto che si sono paracadutati, però... Fai un check radio adesso, e quando hai fatto un check radio e ti risponde, se avete luce verde, ragazzi. Perfetto. Aspettiamo che ci rispondano e poi partiamo, sì. Bene. Fate un check radio della radio, se vi sentite, dopo partite. Esatto, sì. Appena mi danno comunicazione, comunque ci diamo la luce verde e partiamo. Perfetto. Sai che provo io allora? Io sto in 50, alta, lunga, niente. Chi sei? Check radio, squadra Delta, qua comando. Non ti sento io. Ormai non mi senti. 50, non ti sento. Nada. User joined your channel. Ah, ok. Ho fatto la gabula. Check radio, squadra comando, squadra Delta. Posso, ti sento, ti date via luce verde. Lo dico io agli altri. Ok, possiamo andare sul camion. Agge, mi senti? Guida di là, zero. Ma cosa? Si può entrare guida come... Guida destra. Aspetta. Infatti ho spento perché sennò è un malcano. Delta 1-1, aprite strada, Delta 1-2 chiude.
Mettete 50, ok. Ricevuto, attendiamo la vostra passata, questo passaggio. 0 e vedi quando passa la delta 1-1 con i due jeep li seguiamo, facciamo un bel convoglietto vicini vicini. Ricevuto. Comando qui delta. Manca Andrea, always. Manca Andrea. È sul mezzo. No, ma non è qua sul mezzo, qua sul mezzo c'è. Ah, vero, noi siamo soltanto nei 4, giusto. Successo. Ah, ok, scusate. Fate greve. User left your channel. User joined your channel. Ok, ragazzi, velocità 70 km/h, diamo un minimo di spazio per evitare lag e incazzate del genere. Grazie, 70 neanche ci arrivo, quindi. Sì, ma tanto la strada la conosco. Questa è la pista di Ace. Se non ci arrivi dimmelo, gli chiedi a passare. Quanto sei? Oh, a 45. Thunder, non possiamo dare qui 45-50. Avanguardia, riducete a 45 perché noi siamo troppo lenti. User left joined your channel. Comunque dell'adverso non li prendiamo più. E Thunder, aspettaci un attimo perché abbiamo totalmente perso, siamo in difesa. Con sto tra piccolo non riusciamo ad andare veloce. Rallentando a 30, sì. Sipo, mi sentite da qua? Sì, sì. Tipo ci sei? Ma prima, controllo, mi senti? Sì, ti sento. Hai detto che dentro la jeep doveva andare Andrea e Zero. Non Andrea, non Zero e Sivo, eh. Vorrei sapere... Ok, vi siamo a distanza, potete ripartire 45, 40-45. No, che fosse il Sipo e Vergi ci sentono da qua. Ah, ok, credevo che ho qualcosa per sì. E tu sei... Sipo always, io ti sento. Sei sulla frequenza giusta, Sirius? La 50? Certo, la 50. Ok, a posto, ho solo chiesto conferma a Smizzo. Always, domanda, ma non ho capito, ma Rigel è crashato? Non era il medico dell'altra squadra? Sì, è crashato, abbiamo un solo medico che sei... Dunque... Marco, di a Thunder. Ottimo. Non ho risposto molto la 50 alle varie comunicazioni perché non sento un cazzo che sto guidando. Okay. Una crema. Delta 1-1 da 1-2, abbiamo il nostro radiooperatore sulla 50, non ha risposto per via del rumore del veicolo. Mettiamo... GPS. Il GPS me lo considera come bizzarro. Qualche foto. E che ce la fai a salire, dai. Ce la fai. Mamma mia. Non ricevuto. Quasi città di Yamara per un po' di strada. User left user joined your channel. Girando fuori strada a sinistra per intercettare un'altra strada, ma si tratta di 30 metri neanche di sterrato. Dovremmo tagliare qua. User left your channel. Dritto. Affermativo, affermativo. Seguiteli. User in your channel timed out.
vede un cazzo con sta, sto fumo. Attenzione. Ricevuto, ma penso che abbiamo... Siamo verso la strada, eh. Nel senso che è un po' più indietro il passaggio. Ok, zero, segui pure, hanno sbagliato strada. Mamma mia, che pericolo questa manovra così. Alla circa. Ah, oh, c'ho i cosi, c'ho. C'ho gli specchi. User joined your channel. Stasera facciamo un po' di ruolo e sì, io sto un po' rompere i coglioni. Allora, questa è non indosso tanto chiarare l'apoteosi di quello che effettivamente dovreste cominciare a fare. Hai visto? Che... Attenzione, pericolo in strada. Hai visto che ho chiesto a tutti di togliere le... i visori, togliere questo, togliere quello, visto che bravo. User left your channel. User joined your channel. Buonanotte. Siamo dietro, appena passato il tempo di Granger. Non ce la fa sto stronzo a salire, eh. Ma dov'è il gregge di pecore? Non lo vedo! Il percorso è giusto, eh? Ok, ok, perché sto facendo un po' di foto io. Sì, anch'io le foto quelle della scorsa mix, devo ricordarmi di mandargliele. User left your channel. Joined your channel. È molto utile essere paracadutati. Quindi, però c'era per questo problema, per il paracadute, c'erano dei problemi con lo script. Direi. Ci ho spiegato cosa dovevamo fare. Beh, detto, scusa, ma se siamo sotto copertura, non ci puoi mettere già direttamente nella città? Ci facciamo il nostro percorso in macchina e siamo a posto. È molto più realistico. Certo. Questo lei l'avete dovuto dire. Guarda il nostro DL come si prende col buono lo Zeus. Sarebbe tipo sarebbe tipo che non è che dobbiamo stare per forza dentro, però magari qualcuno che sta a fare una camminata, io che sto magari vicino al mezzo che sto a far finta di aggiustarlo. Sì, chiaro, sì. Però no, cioè, il problema è che perché ce l'ho scritto prima. No, il problema è perché la persona quella là doveva essere interpretata da uno Zeus, sarebbe stato ricevuto più bello. Camionetta mette dalla polizia, ma non noi. Senti, c'è una camionetta della polizia in zona, ma non sembra interessata al nostro percorso, quindi tranquilli. Scusate, continuo. Tipo, il problema è perché sarebbe stato più bello se User left your user joined your channel. Danno Zeus. Certo, però l'idea è avere molto più Zeus, eccetera. Però tanto già così funziona bene. Speriamo che non va più.
Non va puttana, sì. Comando qui Delta, tra 5 primi dovremmo arrivare nel punto disegnato. Abbiamo la Fulton, ah sì. Sì, abbiamo ancora 1-2 km e mezzo. Infatti gli ho dato un 5 primi per arrivare. Mi fermo un attimo, gli sto un po' più distaccato. Così no, sembriamo. Però è figo ragazzi, con tutti in colonna così di notte. Senza visore notturno, ragazzi. Il roleplay è bello in generale. È figata. Ma più che altro è. Che bello è andare in giro senza visore notturno. Lo sai perché lo puoi fare? Perché lo Zeus è stato bravo che ha impostato senza nessuna nuvola e quindi tu c'è la luna piena che puoi sfruttare. Perciò quindi pure se stai fuori tu vedi bene lo stesso, ovviamente non come di giorno, però vedi bene lo stesso. Infatti, l'ha fatto apposta. Che almeno noi possiamo vederlo. User joined your channel. Se era nuvoloso tu qua vedi tutto nero, vedi il cazzo. Ah, ma sei sempre col visore notturno, ma spaccami tutti i palli. Sì, alla fine è sempre la solita storia, eh. Zenira si cammina a destra, sì. Ricevuto questo di blocco, proseguiamo lentamente. Qualcosa davanti a noi, senza spari. Continuate, sì, non mi sparano. Delta 1-1 mi confermi tutto a posto? Non sarebbe più consono. Ricevuto. Vabbè. Tranquillo, vai lentamente. Apparentemente dovremmo essere a posto. Perché il pinsor Raige l'ha dovuto prendere un altro slot. Bello questo posto di user blocco, left user joined your channel. Posto a posto. Ok, ricevuto Delta 1-1, siamo passati senza problemi. Io voglio contattare il comando che glielo voglio dire. Comando qui Delta, abbiamo appena passato un posto di blocco della polizia e siamo addirittura d'arrivo presso il nostro obiettivo. Mandiamo G.1 camion.3. Bevi per Always, hai informazioni del perché sparassero all'altra squadra? Sì, ho appena comunicato con Delta 1-1. C'è un problema con lo script e uno dei loro giocatori è senza copertura, quindi cambio di programma. Jeep, ovvero avanguardia, andate sul punto 1, ovvero ad est dell'industria, adesso ve li metto in mappa se vi serve, e il camion va sul punto 3. Ok, quindi noi ritorniamo sempre sul punto 3 classico. Sì, noi andiamo sul punto 3, camion sul punto 3 e Jeep praticamente sulla scritta offer. Cercando un attimo dove sta la strada che devo prendere. No, cosa gli serve? Destra. Ale. E Delta 1-1, Delta 1-2 è in via Jeep su posizione 1. Confermi ad est dell'industria. Est industria. Avanguardia ad Always, siamo sul punto 1, ci mettiamo sul lato sinistro della strada. Ok, ricevuto, state in macchina, controllate la zona. Ricevuto, avanguardia nostra. Aspetta che qua e noi andiamo a sinistra. Ah minchia, brutta storia sta cosa, oh. Beh, tu vai tranquillo. Marco, fa una cosa. Sì, ok, ho capito. Senti Thunder, dici che le comunicazioni del comando le prende lui.
e poi le comunica, perché altrimenti comunichiamo due radiooperatori sulla comando e può essere che non si capisce un cazzo. Io le comunicazioni le prendo in uscita ma non le mando in entrata. No, ma abbiamo detto che siamo noi l'ha appena detto Smith, ci cioè ha detto le stesse cose che ci avevo detto io. Allora qua dentro mettiti qua dentro. Beh, qua dentro a destra dici? A sinistra. Ma qua a sinistra ci mettiamo. Però di culo entra. E aspetta. Delta 1-1, Delta 1-2 in posizione sia Vai, vai, spazio, Ale. Giusto per capire, siete voi o siamo noi che diamo comunicazione al comando? Perché mi hanno riferito che abbiamo ancora un po' di spazio, ce l'hai? Aspetta. No, è perché così dopo sto più comodo a uscire. Aspetta. Ok. Cosa preferisci, Ale? Che tu... No, per me è assolutamente indifferente, quindi vedo sì, no. Allora io credo che può stare sul comando senza problemi. Ok. Ok, ragazzi. Sipo e Vergil, voi avete il visore sul retro o non vedete un cazzo? No, io vedo senza problemi, però il visore ce l'ho nel costo, nello zaino Io ho solo una visione limitata. Allora, io credo che però questa posizione non sia molto adeguata, Marco, perché qua vediamo solo dritto per dritto. Ricevuto. Sì, Alex, devi andare un po' più a sinistra. Dobbiamo andare. Sì, perché o stiamo un po' più avanti, ma così siamo proprio. Siamo l'antisgamo fatta persona. O altrimenti l'unica soluzione è metterci tipo in questo modo. Per Petrolways abbiamo una pattuglia davanti all'ingresso del complesso in perlustrazione, tre armati. Per ora non destano problemi. In attesa. Allora, così, Vergil, Sipo, voi che cosa vedete dietro? Sì, adesso un albero. La strada la vedete? Aspetta, ti dico con precisione. Che scusa, avevo una comunicazione sull'altra radio. Dicevo, abbiamo comunque sì, Ale, operatori armati davanti all'ingresso vicino sì, alla sì. Jeep. È appena uscito un civile, ma non è il nostro interessato. Ok, mi dai anche delle informazioni se altre pattuglie piuttosto che mitragliatrici fisse? Diamo qualche informazione al comando. User joined your channel. Non vedo alcuna mitragliatrice fissa, vedo probabilmente un contatto fermo nella guardiola esterna al complesso. Ok, se avete pattuglie dateci informazione. Allora, vedete bene un po' la strada? Sì, sì, no, quindi sì, sappiamo... Qui sì, poi io vedo bene la strada. Dico, ma sappiamo quindi che comunque questo... La pattuglia è a una trentina di metri da noi e ci dovrebbe passare alla destra senza problemi. Quanti allora, uomini e che direzione fa? Così informiamo il comando. Tre armati e dirigono verso est. Ah, vabbè, tre armati, serve un cazzo. Vabbè, però, vabbè. Poi... No, allora, dagli... Innanzitutto dagli posizione BTR, griglia. Attenzione, c'è. Sì, no, tranquillo, lo so. È sulla macchina. Quello e digli che c'è qualche pattuglia all'esterno, pochi uomini. Always, guarda che hanno passato l'informazione che hanno visto il VIP. La chip sta user partendo. Abbiamo il VIP in macchina e ci mettiamo dietro di lui. Dove sta andando, cazzo? Allora, sta partendo il VIP, quanto ho capito. Restate in attesa, fatelo passare, fate seguire Alfa Delta 1-1 e poi seguiamo noi. Il problema è, dove sta andando? Direzione ovest. Direzione ovest. Confermo ovest, non vedo la nostra altra squadra. Torna sulla strada principale, lo seguiamo verso ovest. Vado a luci spente? Sirius, se vuoi facciamo così, fai una roba, devi dare le comunicazioni al comando però. Quindi BTR davanti al forte, siamo a un posto di blocco, sta passando ora la jeep del ricevuto, seguite la contatto. Jeep.
individuato il contatto, ci sono delle pattuglie appiedate lungo la zona perimetrale e abbiamo un BTR a coordinate 175027. Siete già in movimento interrogativo? Affermativo, affermativo. Siamo dietro l'altra squadra. Ok, delle, allora ci muoviamo anche noi. Una delle nostre jeep ha individuato il contatto e ci stiamo muovendo per il pedinamento. Ho visto. Chiudo. Vecchio, loro sono già partiti. Ricevuto, noi siamo un po' indietro perché abbiamo dato le informazioni al comando, ma adesso arriviamo. Affermativo, sinistra verso ovest. Chi è? Non ti abbiamo fatto un cazzo, quindi non rompe le balle. Always. Dimmi. Ascolta, ma noi possiamo metterne marker in mappa? A quanto pare ho visto che li ha messi i marker in mappa, non lo so. No, perché ho visto che ne ha messo uno smilzo, non vorrei che poi ci rompano le scatole magari per qualche cosa. Non vanno messe indicazioni in mappa, corretto? Ok. Ripeti? Possiamo disegnare in mappa o non è consentito? Penso di disegnare in mappa sia non sia problematico. Lasciate un po' di distanza all'altra squadra, però se piazzate un po' di, non so, 200 metri dietro. Ricevuto, siamo orfano ora. E vai, vai tranquillo, stanno andando ovest. Confermate che è passato il posto di blocco? Confermato, passato il posto di blocco. Ok, appena il posto di blocco siamo passati e andiamo, arriviamo. Allora, stanno andando, non so dirti più dove, cioè stanno andando l'importante, ovest. No, noi cambiamo, l'importante è che ti riescono a dare un'indicazione precisa su dove andare, è quello il problema. Beh, mi sembra chiaro che ce le diano, cioè. Beh, magari poi ci facciamo dare la griglia. L'importante è che voi non ritorniamo indietro e non passiamo un'altra volta, perché sennò questi dicono stanno a passare 3-4 volte a posto di blocco. Eh sì, ma no, non è lo stesso, è un altro. È vero, sì, siamo arrivati da un'altra parte, in effetti. Allora, qua c'è qualche negozietto, qualche souvenir, niente? Mi potete dire indicativamente dove siete per capire la distanza? Marcato in mappa. Marcati in mappa. Ok, loro sono devi là di tu. Mi devi di tu dove andare, eh? Perché io sono sempre il dritto, sempre. Ma ce l'ho molto troppo poco zoomato. Signore, non si cammina in mezzo alla strada. Negativo, non lo siamo col camion, però c'è la jeep che ci sta facendo da pista e vi seguiamo a 1,5 km di distanza. Sono 1,5 km davanti a noi. E stanno andando circa 50 orari. Manteniamo sta distanza, sì. Che tanto ci ma va bene. Ma vedi così, così abbiamo tipo 3 blocchi. Ok. L'altra Thunder e gli altri? No, stanno seguendo anche loro. Thunder è vicino al VIP, poi segue la loro altra Jeep. E poi qui noi. E mettervelo addosso, perché tanto adesso ci salta la copertura. Copy. Che se io ci avrei fatto dire un pochettino di più sta sorta di attesa. Perché allora siamo arrivati e 2 secondi. C'è un po' manco di parcheggiare. Sì. Infatti io vorrei anch'io tipo una decina di minuti sei lì. Dice quanto ci vuole, quello è il bello. I poverci sta posto là dietro, sì. Sì, sì. Non c'è niente in vista. Stiamo per passare un altro posto di blocco, direi. Non ci segue nulla, Sirius, quindi tranquillo. Perfetto. Per passare il posto di blocco ho tolto il visore e l'ho rimesso nel camion. Ok, facciamo l'onchino lo stesso. Giustamente. Figata, ragazzi.
per Always, abbiamo passato il posto di blocco, continuiamo a seguire. Ricevuto. Potrei andare a 15 al... potrei andare molto più veloce, però non... Ah no, tranquillo, vai tranquillo, tanto abbiamo già... Facciamoci una camminata. Tanto ci abbiamo pure il pieno. Ecco il posto di blocco. C'è un posto di blocco, così capiamo quanto stiamo indietro. Anche perché le cose si caricano dove ci arriva la luce, quindi non si riesce manco a vedere. Ancora lì il prossimo blocco, siamo circa un minuto indietro a loro, anzi direi anche più, un minuto e venti. Ricevuto, adesso comunichiamo, però quasi passato il posto di blocco, vuol dire che siamo un minuto e 10 secondi dietro di voi. Si rispondo poi, comunica che abbiamo raggiunto la città di Shegara. Shegara? Shegara, S-H-E-Gara. Ok. Comando qui Delta, abbiamo appena raggiunto la città di Shegara e siamo ancora in pedinamento del nostro obiettivo. Chiudo. Che beve il povero, stia a fare l'amaro? L'amaro? Guarda, non risponde qua. Io? No, Sipo. No, Sipo. Dimmi, Sirius. Stia a fare l'amaro? Sì. Bravo. Lo sto sorseggiando. Ma effettivamente lo farei pure io, che devo andare nell'altra stanza. Se mollo ora però finisce a bestemmie. Ah sì, infatti, quindi non mi muovo. Mi ricorda tanto la situazione della campagna degli Ofcra. Regele si è allontanato un attimo, è successo il putiferio. Vabbè, ora lasciamo perdere, guarda. Attenzione, ho raggiunto 80 km orari, attenzione. Piano. Non esagerare. Clippo a terra. Ripeti, Zeno? Il VIP è sceso dalla Jeep, è stato marcato in mappa la posizione. Ricevuto. Ok, fermatevi un po' prima e aspettate che arriviamo. Siamo indichiamo la nostra posizione in mappa in pochi secondi. Target. Vai Sirius, ancora un... Sì, no, adesso vedo, c'ho il micro dagger, però lo sai che è, il micro dagger non è che dici ti sposta da solo a seconda del coso, no? Ecco. Come ti sposti, lo devi spostare tu. Affermativo. No, lo puoi impostare che si sposta in automatico, Sirius. Come si sposta? Con quella specie di quadrato con la croce in centro, quello là centrale, va, il pulsante centrale. Per ora rimaniamo nel... cerchiamo di capire com'è la situazione e lavoriamo un piano, ok? Siamo in prossimità del marker di Baby e Zero. Ok, ricevuto. Informami quando siete pronti e intanto valutiamo cosa fare. Ragazzi, ci fermiamo qua tranquilli a lato strada. L'altra squadra è tutta nord. Controlliamo un po' la zona dalla macchina e cerchiamo di capire come muoverci. Ok, Sirius, guarda, sei praticamente subito dietro, eh? E chi sono loro? L'avanti? Sì. Allora, io non li vedo, nel senso che pure con le luci zoomate non li vedo. Hai un pilota avanti? Siamo a una ottantina di metri. Sono là più avanti, Ale. Sì, adesso li vedo. No, prima non li vedevo senza luce. Vabbè, pure...
vai, mantieni un po' la distanza, vabbè, così stiamo un po' luce. Tranquilli. Ragazzi, siamo dietro di voi, luci spente. Date un occhio in giro, quel che potete. Occhio pure, sto, raga, alla... Fanculo. Alla nostra destra, quindi alla parte del camion di destra. Raga. Non abbiamo niente in visuale. Mettere il visore, tanto che cazzo ve in culo. Tanto... Ah, là c'è la Jeep di Rigel che sta passando. A me non me lo fa mettere, per quale motivo? Per un Wes dalla mia posizione vedo solo il contatto di fronte alla Jeep all'ingresso e un contatto che muove all'interno del primo spazio, del primo cortiletto. Rettifico, sono due contatti che fanno la ronda in questo momento. Poi ho un contatto sul tetto, probabilmente cecchino. Parli di... Io vedo fanti che si muovono a sinistra a direzione 300. No, non parlo di quelli, parlo di altri due fanti immediatamente all'ingresso e due contatti sul tetto. Sapere, dove è il punto TGT, il target è preciso? Thunder, il punto target è il punto preciso o è approssimativo? A 320 dalla mia posizione, i contatti sul tetto. Ok, 120061. Allora, abbiamo dei contatti che si muovono in giro. Comando qui, Delta. Ok, stiamo contattando. Com'è la situazione da voi? Abbiamo individuato il target, è sceso dalla macchina ed ora... Contatto a 300 esterno al perimetro difensivo della struttura. La posizione effettiva è 120061. Ok, ricevuto. Allora, un secondo che sto valutando la... Affermativo, confermato, zona nord del quadrante. Ripeto, zona nord del quadrante. Ok, va bene. Io vedo dalla vostra parte un ingresso esattamente a nord e per noi c'è un ingresso a ovest. User left your channel. User joined your channel. Una dei contatti all'ingresso sembra allertato, si sta traiando, abbassando, correndo con l'arma in puntamento. Si vede, l'ho sentato in puntamento uno, eh. Sì, è vero, hai ragione. Io a me non mi mette il visore notturno. Che? Neanche a me, Sirius. No, a me funziona. Sai perché? Perché secondo me se stiamo dentro al mezzo e lo dobbiamo mettere tra di noi, secondo me quando usciamo lo possiamo mettere. Sì, infatti, penso pure io. Tu l'hai messo nello zaino, Sirius? Sì. Ho anche un veicolo che si è fermato dietro la cisterna per 2,95. Comunque, in tutto ciò, com'è che si fa in modo che, in questo modo, se io lo premo... Vai sulla mappa, cioè il più e il meno per ingrandire, quello centrale deve essere illuminato, non trasparente, e automaticamente si muove la mappa insieme alla te. Comunque all'esterno della zona difensiva potrebbe essere l'altra nostra squadra. Ricevuto. Cos'è che ha detto Andrea che non ho capito niente? Sicuramente la posizione dell'altra squadra, Delta 1, se è all'interno del perimetro. Negativo, l'altra squadra non è nel perimetro, sono su una collinetta per fare uno spotting. Ricevuto da Delta, chiudo. Allora, a tutti quanti, quando il contatto entra all'interno dello stabile presidiato, abbiamo il via libera per entrare. E comunicalo pure agli altri, Marco. Thunder, se il VIP è nello stabile presidiato, abbiamo il via libera dal comando per entrare. Contatto a 3:35 sulla strada in movimento verso di noi. Ok, Pepe ha messo il coso. Io ancora non credo se sti marker li possiamo usare oppure no. Noi li stiamo usando senza problemi.
Ho visto che i ragazzi di CSF li hanno usati, però non vorrei magari che poi c'è qualche Dalla Polizia disguido. posso che raccomando. Conferisco l'accesso per la 11 da nord, voi prendete tu il settore nord che ho messo nel blocco e la squadra invece 1-2 entra da est, da ovest, scusa, e si prende il settore sud. Noi siamo 1-2-1-1, che mi dimentico sempre. 1-2. Ok, quindi adesso noi ci possiamo. Però lui, se il contatto Marco, sembrerebbe allertato, ragazzi, sta venendo verso di noi. presento comunicazione, un secondo, ragazzi, calmi, calmi. 10 metri. Vieni addosso, sta vieni addosso a loro, eh. Arretrati, arretrati. Ormai è qua, se ci punta lo investiamo. Se n'è andato, se n'è andato. No, se n'è andato, fermi, se n'è andato, raga. No, è del colla, si sta. Era preso da Mozeus, si vedeva, non era una I. Quindi, Thunder, voi volete entrare da ovest e noi da che parte dovremmo entrare? Se loro entrano da ovest, entriamo noi da culo? È da sud, il problema è E non ci che sono ingressi ci da stanno ovest, da ingressi, sud. eh? Cioè, il problema è che abbiamo un ingresso nord, uno est e uno ovest. Allora possiamo fare una cosa. Possiamo Oh, chiedere abbiamo un a. civile dietro, abbiamo un civile dietro. User Abbiamo un left civile your dietro. channel. Joined your channel. Attendiamo un attimo. Vediamo che cazzo vuole fare sto civile. Io non lo vedo dagli specchietti. È sul lato opposto della strada. Ah sì, lo vedo, lo vedo. Ok, allora noi Viene da entriamo noi, viene da noi. da est. Marco, c'abbiamo un civile che ci sta bene addosso, eh. Affanculo, non riesco a spostare il marchio. Se c'è il civile? A posto. No, perché stava dall'altra parte della strada ed è venuto addosso apposta a noi. Ok, ragazzi, allora abbiamo il nostro punto d'ingresso sarà da est. Quindi abbiamo dei contatti lì davanti e poi entriamo fondamentalmente da est. Ci dobbiamo coordinare con l'altra squadra, quindi io direi che aspettiamo che loro siano in posizione prima di entrare. Ale, ti conviene avvicinarti un po' a loro? Thunder, ci stiamo per muovere vicini, quando fate il movimento per l'ingresso, via. Allora, lo stabile quindi dovrebbe essere questo Dammi due qua minuti rosa. che ci organizziamo. Allora, lo stabile è Ok, quello rosa. Allora, ragazzi, Marco, lascia. fermi, fermi. Abbiamo a destra una casetta che potremmo utilizzare per organizzarci. E da lì eliminiamo i due contatti che sono all'esterno ed entriamo insieme all'altra squadra. Ora fa parcheggiare la Sì, macchina. attenzione al contatto sul tetto, però, che potrebbe allarmare. Ma Chiaro. però siamo sotto copertura, quindi noi entriamo tranquilli, Aspetta, tranquilli, mo macchi faccio. in casa. Mo mettiamo la macchina come copertura. Allora la devi far mettere, o se no la metto Scendiamo. io. Interrogativo. Ragazzi, entriamo nel compound, dai. Metto col coso, No, va bene qua, lascialo qua, tranquillo. Prendete, arma in spalla. Tipo, always. Come riconosciamo gli avversari? Arma in Hanno spalla, divisa? Sono in divisa? Sono Sì, in civili anche tranquillo. loro? Sono in divisa, ok. Sì, raga, camminate e sulla spalla. Andiamo? Sì, Scendiamo? scendete. Arma in spalla, tipo. Prendete lo zero, ok. Vive, vieni, sì. Qua sta la casetta qua davanti a noi, eh. Ecco. Ok. Si passa. Ok, allora andiamo qua dentro. Ragazzi, tutti qua dentro. Abbiamo già fatto il CQB, lo sappiamo fare, facciamolo come Dio comanda, ok? Andre, quale zona preferisci prendere? Andate più dentro, andiamo più dentro, ecco. Ok,
Oh, c'è fuoco. Under check. Ok, entriamo anche noi. Dai ragazzi, entriamo. Avanguardia, entra, facciamoci il QP come si deve. Aspetta, perché mi entra con la luce, maledizione? Ctrl C e sta a posto. Vai. Zero, li risolviamo da qua, quei tre contatti? Abbiamo tre contatti, da quattro contatti all'ingresso, ingaggiamo. Fuoco. Raga, occhio pure a quello sul tetto. Ok, sul tetto morto, sul tetto down. A terra. Ragazzi, rimanete bassi, user left your channel. Abbiamo un ragazzo, richiamo tutti i vicini. Ancora uno. Ok, a terra. Ricevuto, noi abbiamo pulito l'ingresso, siamo tutti laser on e vi vediamo dall'altra parte, entriamo da est. Mi avvicino all'ingresso. Ragazzi, vicini, come lo facevamo, l'abbiamo fatto l'altra volta, CQP fatto bene. Pronto a chiudere. Ecco, vado prima io. Ecco, ci siamo già staccati, ragazzi. Zero in a te vicini che sei troppo avanti. Corsa, Marco, di corsa. Vai Sibo, vai. Mi muovo. Vai, che ti copro io. Ragazzi, tutti vicini, deve essere tutti vicini senza radio. Non ho visto contatti. Nulla? Ok. Vengo io. Ok, a posto. Zero contatti qui dentro. Allora, uno alla volta, come dovremmo fare? Uno dietro l'altro. Vai. Entro io per primo, dai. Vai. Uno, due, tre. User left your channel. User joined your channel. Libero. Può aprire? Ada. Siamo dall'altra parte dentro e occhio al fuoco amico. Ragazzi, sono dentro anche loro, occhio al fuoco amico. È zero. Pronto per fare mezzaluna. Vai zero e vai Andrea, vai. Ragazzi, spegnete, sparate alle luci che si spengono, perché rompono il cazzo. Retro, vieni che entriamo. Copy. Sivo, puoi andare. Le granate. Aia. Cazzo, abbiamo always a terra. Ragazzi, sono ferito. Always a terra. Aspetta che mettiamo un attimo in sicurezza il tutto. Sono ferito anch'io. Ragazzi, andiamo dentro il coso. La prigione. Andiamo dentro la prigione. Che siamo coperti. Trasportate i feriti se serve. Sporto io lui adesso. Ma non me lo fa portare, Marco. Attenzione. Dai dentro. Cazzo. Contatti abbattuti. Ho ferito pure io tantissimo. Chi altro sta a terra? Io sono ferito, non sono a terra, ma sto a pecora, sono di fianco a te alla tua sinistra. Okay. Bendatevi, ragazzi, non posso fare altrimenti. Perché devo spostarvi uno per uno.
Attenzione, entro. Vendo qua. Sì, vieni, vieni, perché mi devo bendare pure io. Mi raccomando, premi lo zero e ci metti l'arma facendo dietro. Ok. Allora, perché meglio, non mi fa trasportare adesso, always, maledizione? È meglio fill l'elastical. E fill l'elastico. Com'è la situazione nostra? Va bene, ma mi sono dovuto mettere un'altra morfina perché continuo a sentire dolore. Ma non esagerare, guarda che se fa un effetto dopo poco. Me ne sono prese due perché ancora continuo a sentire dolore. Ma guarda che ora te ne scendi, però non è che senti dolore, semplicemente ti sta scendendo la pressione. Porco, oggi ora ci vai giù pure tu e quello è il problema di fondo. No. Dammi un'adrenalina. Arrivo. User left your channel. User joined your channel. Se no sto a pezzi, se no sicuro. Cazzo, dove sei? Il cuore nell'orecchio. Vergil, posso prendere una morfina? Sempre un sacco di dolore. Aspetta, attendi. Metto una adenosina che dovrebbe contrastare l'effetto della morfina. Se non ricordo male. Posso, non sento più niente. Ok, fammi controllare il battito. No, il battito è a 49, però non va bene. Mo lo sento un'altra volta. Porca troia, aspetta, va. Always, non parlare, perché tanto stai a terra, non ti preoccupa. Porca puttana, va. Ma dei nostri chi è rimasto? Porco, già gli sta scendendo la pressione. Resta vivo, adrenalina. Oggi io sono a fianco a te, mi sono curato alla meglio, mi sono bendato e mi sono messo una morfina. Ok, chi può, per favore, mi sposti always dentro. Vabbè, baby, hai pure un'altra volta la gamba rotta. Vieni qua da me. Vieni un po' più indietro. Io? Sì, può, se tu per favore prendetemi always e portatemelo dentro l'edificio. Quindi always portatelo dentro l'edificio. Noi intanto sto bene pure io, possiamo continuare a coprire. Sirius, tu copri magari dietro di noi, io curo da quella direzione. Aspetta. Ragazzi, dobbiamo andare a prendere quello stronzo. C'hanno pure le telecamere, stanno qua. Abbattetele, se ci sono abbattetele. Almeno io riesco a prenderlo, No, allora è buggato. Riesco a prenderlo. Va bene. Aspetta che controllo a Pepe il polso. Controlla pure a me perché comincio a sentire un'altra volta il battito dentro. Sotto le orecchie. Ok, Pepe, tu dovresti essere a posto, non mi segnala più niente. Perfetto, sì. Sento lievissimamente il battito, se aumentasse ti avviso. Va bene. Sipo, tu come sei combinato? Tu sei a posto? Chi era ferito? Io sento ancora il battito dentro. Zero, vediamo quello che c'è dentro. Sostituitemi Zero in avanguardia un attimo, per favore. Vado io. Attenzione, ci mettiamo in prigione, Vergil. Zero, devi toglierti però il coso, il cat. Il cat, devi toglierlo. Il coso per... Attenzione. State facendo fuoco amico. Attenzione che abbiamo amici di fronte. Ok, perfetto. Ha perso un po' di sangue. Attenzione al braccio sinistro. Inietta morfina. Facendo un'adrenalina dovresti essere a posto, per sicurezza. Attenzione, non ci viene di fronte.
sparo, giuro. Oh. File. Dovresti essere a posto, Zero. Se eventualmente comincio a sentire il polso, dimmelo. Sì. Teoricamente ci siamo. No, cazzo, è andato giù. Mi è andato giù Zero. Ma perché? Perché? Perché, maledizione? Cominciate qualcuno a faccia. Cominci a fare CPR su Always a manetta. Boh, CPR su Always, metti tipo su con Zero il tasto e comincio a fare CPR. Dov'è? Ecco, vabbè, faccio io. Zero, devi metterti prima la cosa dietro le spalle. L'arma dietro le spalle. Comincia. Gente, io c'ho un problema che un'altra volta sto cazzo di battito di merda. Fatti un'adrenalina se ce l'hai. Ok, vediamo. Non mi dà. Autovettura, un'auto. Che cazzo, però chiamiamoci i movimenti, non doveva essere. Se non mi fa fare il... Stiamo tutti quanti a terra, baby, abbiamo mezza squadra a terra. Ho sniper, però è ancora a terra. Vedi se lo puoi prendere e portamelo. Non ti ho copiato. Sì, qua Virgil, faccio sempre l'RCP. Affermativo, vedi se poi gli manca sangue in caso se te lo segna. Qualcuno per favore, se ha possibilità, vada a recuperare quel cazzo di camion e scarichiamo subito la cassa medica, perché io sto finendo i rifornimenti. Sirius, ci stai tu? Affermativo, ci sto. Always, come va? Ti fa fare RCP? Si può? Sto facendo. Sirius, qual è la vostra frequenza radio? Frequenza radio vostra? Noi stiamo esattamente sulla 224. Ok, muovetevi tutti sulla 224. Dammi un'adrenalina per favore, perché sento il battito in corpo. Check Lux 224. Copy. Prima di faccio un controllo di polso, che voglio essere sicuro che sia, perché è troppo. Smizzo mi si è alzato, sì. Poi 50. User left your channel. Smizzo è morto. Ok, posto. Missione, fammi controllo. Sì. Qua Verge Always non ha né pressione né polso. Ok, è morto. Copiato. È morto. Ragazzi, dobbiamo spostare da qua. Due contatti a terra. Dobbiamo spostare da qua, eh. Ehi, prendo io il comando della squadra. Seguitemi tutti dentro il capannone. Ok, allora. Capannone. Ma Zero è vivo. Abbiamo Zero vivo, però è a terra. Portalo dentro nel capannone se è vivo. Ora non è pressione né ci serve il medico, perché ho bisogno di fare un check di squadra e controllare che sia i sopravvissuti primo e secondo di completare l'obiettivo. Ma come, non è possibile però che non lo fa portare Always? Aspetta un secondo, mo vediamo un attimo. Immagino che queste scatole siano le cariche nucleari, mi confermate? Sotto il cuore, Rigel. Dov'è Rigel? Rigel, dove sei? Dentro il capannone bianco. Sto arrivando con Zero.
che siano queste le armi a testata nucleare. Un po' piccole però. Lo so, parecchio. Non me lo fa prendere Always. Non so perché, ma Always è ancora vivo, se no doveva spargli il nome. Beh, no, raga, ci stanno le cariche da demolizione qua dentro. Sì, ma ragazzi, io ho finito i rifornimenti medici. Mi serve rifornimenti medici. Penso io a curare Zero Gravity. Se mancano i rifornimenti medici. Ma stanno nella cassa del camion. Se si recupera il camion stiamo a posto. No, è quello all'esterno. Porto il camion qua davanti. Aspetta, 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 Andrea, aspetta. RPG. Oh, questo è qui, non ha mollato l'arma, almeno non mi sembra. No, affermativo, lui si è morto. Ok, voi raccogliete tutte le persone morte e fate fate sicurezza attorno a questo edificio. E qualcuno vada anche a recuperare il camion della Delta 1-1. Delta 1-2, scusate. Aspetta, Pepi. Se non è questo. Ti faccio una trasfusione. Sento ancora il cuore. In arrivo. Ricevuto da Delta, chiudo. A tutti quanti bisogna caricare le casse che abbiamo trovato all'interno del camion. Dobbiamo mettere il nostro target all'interno del camion, andare alla zona di sfiltrazione e ripulire la zona di sfiltrazione per le altre squadre. Avete copiato tutti? Che cazzo di che c'è qua nel... Sì, affermativo, affermativo, quello lì. Camion di sfiltrazione, ricevuto. Mi verificare ancora. Però voi sei morto, eh? So che è morto. Prepari di no. No, Always è morto, confermato. Che è morto? Allora, c'è il batico normale e la pressione è leggermente bassa. Non ti preoccupare per ora, non posso usare troppo cuore. Ok, allora, zero gravity. Carico il veicolo qua, allora. No, negativo, sta arrivando il nostro camion. Caricalo sul camion che c'è fuori, carica tutte le robe sul camion che c'è fuori, procedi subito. Do copertura al camion. Perfetto, esco con il vita. Quindi ora purtroppo il polso di Zero Gravity non torna per nessun motivo. È appena tornato, bella, finalmente. Ma scusami Rigel, ma l'adenosina non era per contrastare l'effetto delle epinefrina che sarebbe poi alla fin fine la nostra adrenalina? O ricordo male? L'adenosina, esatto, abbassa il battito cardiaco. Quindi, allora perché mi è svenuto se l'ho fatto giusto? Ragazzi, il passaggio? Ragazzi, io sto caricando le casse su questo camion, eh? Fagli adrenaline, non copi. Fagli adenosine. No, no, quello lo so, quello lo so. Ok. Quindi il polso gli sta rimanendo, tu stai facendo CPR? Sì. Oh, aspetta, Sirius, stop. Non si possono caricare, pesano troppo, non te le puoi portare. Ma puoi neanche trascinarle? Il comando mi ha detto che le dobbiamo caricare sul camion. Ma se non le puoi spostare? Sta l'interazione, carica, e ho messo carica. Allora facciamo così, allora si caricate qua. Zero Gravity, scarica il VIP da quel camion, dal nostro camion, e mettilo dentro questo camion qua all'interno. Ma Zero è a terra. Che ha portato il camion? Ah, certo, è stato Cesio. Allora Cesio, scarica il VIP. Cesio, scarica il VIP dal camion e caricalo su quell'altro camion. Se tu stai caricando le casse qua sopra, giusto? Scusatemi. Ma infatti, ok. Fate così. Il comando mi ha detto questo, quindi interazioni, carica... Covered. Zero Gravity, c'è il pulso adesso? Sì, gli ho fatto un'adrenalina, ho salito a 57. Non so se forse ne servirà almeno un'altra comunque. Sto verificando, intanto ti farò un po' di CPR per sicurezza. Allora, stiamo caricando... Tra poco dovrebbe alzarsi per lui. Quanta è la pressione?
camion tempo che devi fare un leggero repack tra un primo 80, 47, un po' bassa zona di filtrazione. Chiudo. Il polso? Però accettabile. Il polso quant'è? Vivo, raga, sì. Il target è vivo? Sì, sì, è vivo. Affermativo, affermativo, il target è vivo. 43, gli faccio un'altra adrenalina in maniera tale che gli si alza il battito. Intanto, comunque, qua c'è nel camion. Avete ragazzi, già preso? Come siamo messi? Tra un primo dobbiamo partire. Rigel! Ok, carica. Camion, vedi il carica effetto sul camion, tutti a bordo, iniziate a salire. Chi è che guida? Guido io. Ok, guida Lux, tutti a bordo. Ok, io mi metto a fianco a Lux centrale. Porta, 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 porta. Ok, si è svegliato, si è svegliato. Grazie. Aspetta, 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 non fare mosse azzardate, un attimo. Fammi vedere il polso. Dentro al... scusa, dentro al capannone. Ok. Se dovessi sentire il battito, avvertimi subito. La strada intanto. Rigel? Sì? Ascolta, come siamo combinati? Siamo congiunti? Sì, 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 tutti uniti. Ho preso il comando. Tutti a bordo? Va bene, ma quanti... quanti siamo in totale? Dovremmo essere 8, non ci ho contati però. No, fai 7. Okay. Ragazzi, facciamo la conta di tutti quanti. Salta su, salta su. Nell'altro mezzo chi c'è? Attendi, attendi, attendi. Bevi. La conta la si fa rapida appena siamo tutti a bordo, manca solo Vergil. Ok, a posto. Ma il mezzo quello nostro è quello là che c'era fuori, giusto? Sì, non lo abbandoniamo, lo abbandoniamo. Ma guarda che lì stavano le casse mediche, io non ho rifornimenti, non ho sacche, non ho un cacchio, eh? Scaricate sulle casse mediche da quell'altro. È per questo dicevo io, ragazzi. Aspetta, dai, io vado a scaricare. Sto andando io, basta che passate il camion accanto appena è pronto. Ok, vabbè, vengo pure io che almeno ti do una copertura o qualcosa. Sta aumentando il battito, lo sento più forte qua. Rigel. Sì? Sento il battito più forte adesso. Ok, tra poco sistemo. Cassa scaricata. Ok, non okay. Sento più il battito. Raga, uscite, cominciate a uscire. Ragazzi, cominciate ad uscire con il camion. Ok, ho fatto il percorso in mappa sul canale gruppo. Vi sto indicando con laser dove sta la cassa, quindi passateci a fianco, per favore. User left your channel. User joined your channel. Stai facendo tu, Ale? Sì. Overhead Lux, giustamente, perché tra parentesi okay. Lux, perfetto. Vergil a bordo. Posto. Poi Lux, il canale. Ok, Sirius a bordo. Vergilin. Ok, sto a fianco a Lux, io così. Chi aveva bisogno di essere controllato? Ok, Lux puoi partire. Gravity, si sente fai inversione 180 gradi e poi prosegui con la strada principale. Thunder è morto. Ok, bello. 8 membri rimanenti, siamo in 8. Comando qui Delta. Ok, Zero, ti ho fatto un'altra adrenalina. Siamo appena partiti. C'è qualcun altro che ha problemi? Carico più il VIP vivo e ci dirigiamo alla zona di esfiltrazione. Chiudo. Rigel, hai il medico tu, giusto? Yeah. Guarda che Cesio è messo male con il sangue, è completamente giù, eh? Però io non ho completamente sangue a disposizione per poterle fare. Faccio le trasfusioni. Sibo non l'hanno neanche toccato. Il Pepi è ferito. Ti vuoi chiamarlo il Pepi, ma in realtà Andrea... non è molto migliore come me. Sento male. Ma sto dicendo che Andrea è meglio come nome rispetto agli Pepi.
ma è più soprannome da guerra il Pepi. Giusto. È molto cattivo come soprannome da guerra. È un soprannome che c'ho dalle medie. Qua a Bergamo, tra l'altro, vabbè, non a Bergamo, però in valle, c'è un cantante, Baby and the Prismas. Canta in dialetto bergamasco, tanta roba. Comunque voi monitorate quelli che avete attorno, se vedete che c'è la testa particolarmente abbassata, vuol dire che è svenuto, e quindi segnalatemelo, che cerchiamo a me averci, che cerchiamo di tirarlo su. Ma che chi c'è giù? Non ha nessuno, però se vedete qualcuno con la testa che pende, vuol dire che è svenuto, e segnalatemelo. Vabbè, li sto tenendo sotto controllo io per il momento. Perfetto. Comunque io posso fare un pack. Vediamo. Te lo fa fare Accesio. Lo stai facendo tu, Accesio? Aspetta, allora sì. Curami il volo, curami il volo, che sono finito. Seggeri, Lux, meno un medico. No, no, Berti, dove, raga, ferma di Lux, dove cazzo stiamo andando, raga? Stiamo andando verso il camion estimizzazione. Perché? Dobbiamo andare alla zona di estimizzazione. Qual è estrazione Alfa Bravo Comando Delta? Ok, comunque siamo comunque per strada. Siamo comunque per strada, prosegui comando con la strada. Confermi la Ok, Lux è a posto. Estrazione solo veicolo Delta interrogativo? Regge, che lo stai facendo tu il pack Accesio? No, negativo, sto aggiornando la linea. Allora. Ok, faccio io, eh? All'incrocio davanti a noi, tira dritto per il parato. Tira dritto per il parato e fai attenzione alle rocce. Ok, Cesio è totalmente stabilizzato. Ok, allora vediamo se riesco a fargli il sangue extra. A me mi serve un po' di sangue, ho perso un poco di sangue, ma mi sto bene, non ho problemi. Io lo faccio a Sirius. Io ho l'ultimo pronto soccorso personale, quindi... Ah, l'hai fatto tu a Pepi. No, no, tanto, cioè, se moriamo con sui pronto soccorso non serve a niente. Tanto vuoi utilizzarlo, chi sei? Quindi Sirius, un po' di sangue. Ah, io uno me lo tengo per sicurezza per dopo. Comunque, se non sbaglio, nella casa ci dovrebbero essere. Non sono certo, ma ci dovrebbero essere. Io però faccio una cosa. Lo strobo non mi serve. La granata non mi interessa. Io devo lasciare un po' di spazio per l'equipaggiamento medico. Comunque meno male Sirius, che se no andavamo a quello sbagliato. Cazzo, ci stanno sparando! Ragazzi, come siamo messi? Tutto a posto? Contatto nemico eliminato da uno di quelli dietro. Ho acceso, ho ferito allora, di nuovo. Ragazzi, confermo che dobbiamo andare a estrazione solo veicolo Delta. Successivamente dobbiamo proseguire verso estrazione Alfa Bravo Comando Delta. Una volta arrivati lì io contatterò il comando e vediamo il da farsi. Ok, ricevuto. Per lollo che è disperso. Minchia, ma Sipo è antiproiettile, porca puttana, non ha preso un pallettone. Sipo miracolato. Hanno ferito soltanto Cesio, comunque l'ho già bendato.
Ah, il compressivo, quindi dovrebbe tenere. Non c'è bisogno di fare altri trattamenti. Ottimo. Pulso. Ora, quindi batte forte, la pressione è alta. Ma buono. Cioè, è normale. Davanti a noi. Ah, brutta storia. Davanti a noi cosa? Ci abbiamo un brutto posto di blocco. Passa tutto. Ok, inversione. Esatto. Io ancora non ho potuto capire con il loro sistema di medico avanzato quante adrenaline si devono fare per contrastare due morfine. Mi hai già segnato la strada. Sì. Esso due. Esso due adrenaline per due morfine. Prima dritto su sta strada. Allora io sto facendo le morfine accese, in caso se non mi bastano te lo dico subito, Tira adesso a destra. Ancora a destra. Ragazzi, ci siamo. Ok, ferma il veicolo qui. Siamo. Ok, teoricamente Cesi dovrebbe essere a posto. Appena il veicolo è fermo, tutti giù, fate copertura 360 attorno al veicolo. Il gas è appena arrivato sul marker designato. Ok, spargetevi un po' attorno al veicolo. Io sto a ridosso del veicolo perché se devo salire per portarlo via al volo col VIP. Comando qui delta. Ok, ricevuto. Cercate di mettervi in 360. Se vedete che un'altra persona sta già guardando la stessa direzione, spostatevi. Esattamente al quadrante 1, 5, 6, e cercate 0, di distanziarvi 5, di 5-6 metri dal camion. Non statevi attaccato. In maniera che ci spargiamo un bel po'. Un bel po' bene. Tempo d'attesa del convoglio. Gradi 180, c'è un'altana. Rigel, possiamo mettere qualcuno per 140 così mi repacco? Che ho finito tutto. Ci sono io per 140, fai pure il Virgil. Io sto rimanendo vicino al camion così tengo sott'occhio il VIP. Sì, io sono dalla parte dei guidatori in modo che se capita salgo sul volo. Sì, pure io. Virgil, io curo per 210-220. Allora ragazzi, il gioco ho inviato la richiesta di estrazione del comando al comando e sto in stand by per il tempo d'attesa. Ok, ricevuto. Mannaggia la puttana, poi quando non vi mettete i cazzo di laser. Che è quello senza laser? Cercate il laser, ragazzi. Il laser. Non c'ho il laser. La lampada. Premi CTRL C. Ctrl C. Ctrl più C. Ciao Core. Grazie per il follow. Laser. Premi L adesso. Ok. Perché se non così facciamo. Poi come farai a cambiare tra torce laser? Pure tu. Chi è quest'altro che sta senza laser? Ripeti, Reggio. Qualche cosa nei miei tasti. Cazzo, mi basta lo spazio. Gente, aereo da 280. Grazie, allontaniamoci dal camion. Virgil, allontanati dal camion. Sì, c'è stato detto qualcosa da scaricare le testate e il VIP. Domanda. No, allora, forse l'elicottero prende tutto il camion e si porta tutto quanto. E a noi quindi che resta? Ma noi restiamo qui quindi? No,
dobbiamo andare ad esfiltrare alla zona di estrazione Alfa. Bravo, comando Delta. Sì, ma dico, noi quindi restiamo qui, il camion se ne va. L'esfiltrazione per il convoglio con all'interno il VIP e le casse con le testate atomiche, interrogativo? Ho due pecore in avvicinamento dal mio lato, 320. Ricevuto, puoi passarmi la comunicazione delle nuove... Dovrebbe essere un diversivo di qualche pecoraio sardo. K ricevuto da, da Delta. Allora ragazzi, esfiltrazione sarà al quadrante 165059. Segnato il quadrante, eh? Ok, domanda, dobbiamo portare il nostro veicolo fino là? Negativo, adesso viene l'elicottero, dobbiamo caricarlo noi all'interno dell'elicottero, credo che sia un aereo pesante, adesso non so, comunque mi è stato detto di caricarlo, successivamente ci possiamo muovere per quella zona. Qual era la traccia? Il camion. Sì, dobbiamo caricare il camion, mi ha detto così. Ok, mi fido. Era 165059? Sono solo ad occhio sino a 500 metri. Ah no, 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 il cazzo, sono quasi un chilometro, prove. Per favore, chi ha spazio libero nell'inventario prenda sacche di sangue come se non ci fosse un domani, io mi rimetto in posizione per il 360. Per favore, fate sta cosa perché io sono completamente senza. Probabilmente il nostro aereo per 200 dalla mia posizione. Sirius, mi confermi che riuscite a vedere il mio laser? Stai bene. Hai bisogno di un pack? No, non ne hai bisogno invece. Ah, riguardo, giusto. C'è una piccola bomber qui di fianco a lui. Sì, boh, guarda la tua posizione, non ti preoccupare per me. Okay. User left your channel. User joined your channel. Zero, vediamo se tu sei da ripaccare. No. Questo chi è? Sì, sì. No, da posto. No, tutti, tutto a posto, stiamo tutti a posto. Tutti ripaccati? Perfetto. Ho preso il comando perché i trabiti in vita sono morti. È precipitato molto male. Ok. Di...
User left your channel. User joined your channel. Intanto noi riprendiamo il 360. Eccolo qua il Blackfish. Mi sorge un dubbio, com'è che si fa a caricare il camion sul Blackfish? Uno soltanto lo deve guidare fino a dentro e poi c'è l'iterazione con la rodellina per caricarlo. Ok, allora portate il camion pure là. Ok, strobo IR attaccata. Ragazzi, qualcuno ha ancora spazio nello zaino? Io un pochetto, mi sono preso 7-8 soluzioni saline. Ok, no, perché la cassa non si può portare, quindi è rimasta qua a terra e stica. Virgil, se mi dici dove posso prendere qualcosa io? Accanto a dove era il camion. Ragazzi, avviciniamoci verso il Blackfish. Prendo, Virgil. Sacche di sangue, adrenalina e morfine. Segnato già, c'è un quadrato 165059. Io non aspetta, lo vedo, che sono arrivato dopo, rifammelo. Te lo metto in canale fazione, esatto. Ma è sulla croce in canale fazione. Eccolo qua. Ok, è questo qua. Ho rifatto un 1-1-360, ragazzi. Mette in mezzo. Tanto voi avete finito i vostri task. Voi avete fatto una missione strasuccesso. Siete stati molto bravi. E vi faccio i miei complimenti. Siete stati anche un po' fortunati col VIP. Che VIP è andato da solo in automatico dietro il camion. Se stava davanti lo tiravate sotto. Lo tiravate giù diretto. È andato dietro, ve ne siete accorti per ultimo. L'avete lasciato vivo. Vi l'ho fatto arrendere anche. Perché ve lo meritavate. Grazie. Il marker arrivate... è quello nero, giusto? Sopra la zona arancio? Il marker è blu che te l'ho messo io adesso. È la croce blu. Ok, troverete un mezzo, fate tutto il percorso e Alfa Bravo stanno a dove ha messo il marker qua. Ve lo metto qua in zona. Coordinate 176033 circa. Aspetta, 176033. Stanno parecchi lontani, okay. Eh sì, ma avete in mezzo, fate questa strada, venite giù di qua, salite e dopo tagliate. Via rapida. Ok. E qui c'è tutta una strada qua, che sarebbe la strada di ritorno che fa Alfa Bravo per l'esfiltrazione. La fate al contrario voi col camion. Trovate in zona, troverete Bravo, sentiti con Bravo, no scusami, trovate comando, sentiti con comando e dopo date una mano per la zona industriale, almeno no. Non state qua mezz'oretta in mezzo a un prato, eh sì, giusto. Diciamo che voi siete stati un po' veloci, cioè non siete stati veloci, la vostra task è stata un po' più veloce del previsto e gli altri ci hanno messo un sacco di tempo all'antenna radio, sono un po' in ritardo sulla tabella. Benissimo, quindi andiamo a dare una mano ad Alfa. Sì, andate a dare. User left your channel. User joined your channel. Cosa hanno bisogno? Ti diranno sicuramente di cosa hanno bisogno per andare. Ok, perfetto. Comunque, missione riuscita per voi. Le vostre task c'erano, le avete concluse tutte. Non so come. Perché certe volte non vi siete. Che siete scavati. Tipo un po' di blocco. Visto che io non avevo l'undercover. Però io mi sono. Però non vi siete fermati a quel posto di blocco che avete trovato iniziale, avete tirato dritto, bravi, e se vi fermavate. Abbiamo mantenuto una velocità anche consona, così non potevano dirci nulla a livello di. Bravissimo. Bravissimo, se sparavate era la fine là. Insomma, fossi stato io con che ero crashato e ero rientrato e però mi sono più tolto il visore notturno. Anche se non ce l'avevo attivo, ce l'avevo comunque in testa. Io l'unica cosa che ho fatto a voi
è stato far arrivare quel camioncino della polizia quando eravate in mezzo alla base, che sono sceso, ho sparato due colpi, sì. Così allora visto... eri tu perché si vedeva che non era Nai. Ero io perché dopo l'ho lasciato alla IA, quando l'avete ucciso dopo, era una I. Dopo è diventato un'altra non facevate, volta scemo. Non facevate il perimetro, vi ho visto che non facevate il perimetro. E infatti hai fatto benissimo perché ci fugge anche d'addestramento sta cosa, quindi a noi va bene. Seconda cosa, avete visto il tipo che si è avvicinato alla vostra Jeep col fucile spianato? Ecco, lì ero io. Vi conosco. Pensavo che... cadevate, no, non ci siete cascati, bravi, se vi siete ricordati che eravate undercover, me ne sono allontanato, dopo è tornata IA. Avevano due messe alla prova nascoste, dai. L'idea era adesso... se ci ingaggia lo proviamo a investire, se no siamo qua buoni. Bravissimo, ma siete stati bravi, non so se vi siete divertiti, ma... Molto. Poi vediamo alla fine. Sì. Comunque, muovete, dai, raggiungete gli altri, dai. E... per voi. È già. Allora, tu, quando ci vogliamo muove, vediamo. Esatto, volevo fare giusto un ordine di colonna. Che torna, sopra di sotto è blu. Cosa torni a fare che sei appena andato via? Allora, i blu stanno avanti, quindi User Luca Cesio, primi due, gli altri seguono, io me ne sto nel retro. Fate una colonna direzione est, partite subito col movimento che troveremo un camion tra un mezzo chilometro. Spero che il camion contenga un visore notturno per me anche. Sì, raga, semplicemente... Aspetta, chi è che ha bisogno di cosa? Chi ha bisogno di cosa? Io sono senza visore notturno, ma lo posso visore. Trovare in giro. Oh, guarda, te lo lascio qua per terra. A me non serve. Grazie. Che non hai visore? Mi è rimasto in giro per la mappa. Ok. È qua per terra davanti a me, Intanto comunico all'alfa io, Grazie, Alfa, qui delta. Iniziamo il movimento intanto. Qui delta, noi siamo su estrazione veicolo delta. User joined your channel. Addirittura d'arrivo verso la vostra posizione per un eventuale supporto logistico. Mi raccomando, occhi aperti. Sessivo, baby. Silone, levo la strobo a questo punto. Cosa? Non ti ho copiato, Andrea. Levo la strobo o la tengo inserita ora che ho laser e visore? Togli la strobo e metti il visore. Se stai se stai dietro del aprifila non vale la pena tenerla. Sono penultimo, penso. Ma siamo noi, a posto. Allora puoi toglierla. Ho attaccato pure io la strobo non avendo il laser, cioè non riuscendo ad abilitarlo. Aspetta Ale, mi metto davanti a te per sicurezza. Sì, come va la live? Ah, apposta, abbiamo avuto un paio di follow. Buono, dai. Not bad. Sì. Ma hai letto tu Telegram? Sì, ho letto, t'ho anche risposto, però... Comunque Sirius, le missioni che ci hai fatto te a Kuma... ci ha preparato bene a questa. Check movimento gradi 3-5-6, vedo 3 sagome al limitare della montagna. Ottimo spot, sono distanti, si sta muovendo verso di noi, c'è da dirlo, però penso che per ora dobbiamo ignorarle, altrimenti rimaniamo incastrati qua. Quindi proseguiamo il movimento verso il camion, direzione est. Movimento per est, pieno, Andiamo, Chi sono quelli davanti a noi separati di tanto? Siete voi? Sinistra, sopra qua? Okay. Sì, no, ho la marcatura in bussola, quindi non è un problema. Quindi riesco a seguirlo tramite il waypoint del Dagger. Quando tolgo lo zoom... Sì, si oscura e non vedo più il Dagger. È vero, si vede tutto un po' di merda. Ma infatti praticamente il 90% delle mix in notturna me le faccio con lo zoom acceso. Ah sì, io impazzisco se c'è sempre lo zoom. Camion in vista sulla strada. Perché ci sta lo oscillamento della testa. Ok, ottimo. Che è fastidiosissimo, almeno per me. Ah.
a livello medico come sei messo, beh? Ma a posto, devo ancora capire bene come funziona il loro sistema di, medico, per dir la verità. Io ho 7 soluzioni saline. Sembra pulito, proseguo per il camion. No, teoricamente dovremmo essere a posto, perché io ho fatto prendere anche qualcosa a Sibo, per sicurezza. Beh, tanto un po' di roba medica ce l'abbiamo. Al massimo ce la sciariamo, perché io purtroppo non ho potuto caricare quasi nulla, perché sto zaino non carica niente. E infatti fa abbastanza schifo. Beh, eravamo civili, che cazzo ti possiamo pretendere? No, vabbè, per l'amor di Dio. Però non ho potuto, cioè non poteva caricare nulla praticamente. In tutto ciò, niente, diciamo perdere. Cosa? No, no, stavo parlando tra me e me. Dici per i caduti? Sì, io ho fatto fuoco amico su Smizzo, perché appena sono entrato, non avendolo comunicato a nessuno che stavano dentro loro, poi ti ho detto, i laser accesi, Smizzo mi ha detto che ce l'aveva acceso, io però a me non si vedeva il laser su acceso, quindi... Anche noi, gradi, 200 e moneta. Perché poi stava vestito abbastanza... Domanda, cos'è che hai segnalato? Quindi... Due civili che stanno camminando sulla strada, per gradi 170 più o meno. 85. Quindi mi sono ritrovato inculato. Il Pepe ha fatto un headshot a sniper. Ottimo. Ha fatto un headshot a sniper bello come un sole qua. Vabbè, ma dobbiamo migliorare su questo. Ma perché il fatto dei laser ci ha fregato. A me è uscita nuovamente la scritta You are undercover. Ancora a tutti, sotto... a tutti è comparso. Siamo tenuti un'altra volta undercover. Undercover in progress a me. Sì, infatti. No. Non lo sono già più. Ok, la squadra tutta a bordo. Direi Lux come pilota va ancora più che bene. Ora Lux ti metto un percorso rapido. Ok. Eccolo qua. Appena siete tutti a bordo, vi do il via libera per partire. Vergi su. Cipo su. Allora, a posto. Ok, tutti a bordo direi. Fermo, possiamo partire. Purtroppo abbiamo perso la cassa, ma privandoci del veicolo, la cassa non potevamo portarcela dietro. Io stacco. Va bene. Vergil, io ho 6 sacche di sangue. Perfetto. Ah, ecco. Sniper, ci sei ancora? No, è morto. Io giro solo morfina, palina e bende. Ah, va benissimo così. Ti vuoi confondere? Ah. In fine c'è volontà. Ma come mai hanno mandato la fotografia di un elicottero esploso? Perché era il nostro elicottero, era. Quello là che poi è venuto lo Zeus. Ok. In poche parole non si è capito per quale motivo ha crashato e è esploso. Ah, ottimo. Quindi perciò ci ha dovuto spawnare un altro elicottero lì, perché... è un attimo creato il panico. Vabbè, i misteri di Arma, al solito. Comunque siamo stati molto inglesi questa sera. Tutti gli ufficiali sono morti. E
a noi Always è morto per una granata nemica e ha ferito a me a zero. Always è morto con una granata, si è creato il panico. Noi avanzando abbiamo perso progressivamente più uomini. Prima... ma voi due uomini li avete persi per fuoco amico. Perché io ho ucciso Smizzo. Ah. Che non comunicando che eravate entrati nel capannone e avevate già arrestato l'uomo. Giustamente siamo entrati. Stavo per entrare. Smizzo mi ha detto che c'aveva il laser, però io non l'ho visto. Cioè non lo vedevo il laser dalla sua arma, infatti ho pure aspettato prima di sparare. E poi però non vedo. Perciò io non l'ho visto, quindi appena sono andato in fire subito. Purtroppo a me è successo lo stesso, io ho esitato un attimo, poi ho sparato un singolo colpo e ho ucciso sniper. Perché. Porca troia, ma che cazzo siete? Dei cecchini? Si è buggato, si sarà buggato qualcosa. Però... purtroppo sparo bene. Purtroppo sparo bene, un attimo. Cazzo, non diamogli più un fucile, diamogli una spara coriandoli. Io anche potrei dare, fammi pensare, una scacciacani. Una bella scacciacani, un bel revolver scacciacani. Ovviamente è mancata la comunicazione, appunto, che stavate raggiungendo il nostro team e io non avevo il visore, quindi probabilmente mi posso essere perso il laser. Ma il laser te lo sei perso sicuro tu se stavi senza visore, perché il laser era IR. Quello che avevo provato anche a vendarlo poi. Ma io ho soltanto sentito Smizzo che prima di morire diceva fuoco amico e poi è morto. User left your channel. Non so che mi stai sentendo e ti voglio bene lo stesso. Io penso più che altro che... ti aiuterò a fare le altre cose per l'ala fissa. Credo che sia stata una fortuna che si è crashato. E Lutz che sta a fianco, quindi non può dire nulla perché sta impegnato a... aspetta, facciamo servi qua. Aspetta un attimo, fermati se ti è difficile, aspetta che scendo un attimo a guardare. Aspetta, siamo vicini comunque. Siamo da piedi? Restate un attimo a bordo del veicolo. Scusa, come ti siamo abbastanza vicini? Sì. Vido Smilson, lo so che mi stai. Che mi stai sentendo. E Lux non potrebbe ribadire. Perdonami e ti metterò la Desert Eagle nel. No, col cazzo, la Desert Eagle non la metti a nessuno. Mi rifiuto di fare la mod se mi mettete la Desert Eagle. Facciamocela col camion. Dovrebbe esserci un'apertura nelle rocce, ma proprio a destra, quindi... Vai, sali. Pronti? Per 230 sembra che si possa passare, comunque. Infatti sembrerebbe... Sì, si può passare senza problemi qua in mezzo. Poi, se poi ci sono altre difficoltà, scendiamo a piedi, però ora proviamoci. Tanto anche se il camion rimane incastrato, non c'è problema. Alfa qui Delta, meno di un primo e arriviamo sul punto designato Alfa. Vostra posizione interrogativo? Ora marca è Alfa, strike, eliminati. Kappa ricevuto, procederemo verso il Medicamp. Allora ragazzi, dobbiamo andare leggermente più avanti, dobbiamo andare al Medicamp. Ok? Ci stanno persone qui in vedetta, sì. Il laser davanti. Sì, vabbè, questa qua sicuramente la squadra allora, nostra. Parcheggia qua, scendiamo a piedi perché tanto ce l'abbiamo qua di fronte. E infatti fermati. Ricevuto da Delta, appena fermi. Ottimo. Tutti giù.
li vediamo, proseguiamo okay, verso la vostra direzione. Portiamoci nei pressi della Medevac. Dobbiamo andare dove stanno lì quei laser. Che penso sia un'altra squadra alleata. Avviciniamo un attimo a loro così ci coordiniamo. Io e Sirius parliamo un po' con loro, vediamo cosa fare noi. E intanto voi state tranquilli alle rocce là dietro. Anzi, gradi 30 c'è qualcuno dei nostri. Dunque voi rimanete qua al camion, io e Sirius andiamo a parlare con loro. Confermo anch'io il contatto di 0 per 30. Sì, sono membri dell'altra squadra. Solo a me ha ricominciato a rompermi le scatole che non sono più undercover? Sai, non vedo niente di quello. A me è comparso adesso, you are hostile, undercover disponibili 8. A me è comparso prima che salissimo sul camion la stessa cosa, che prima ero undercover e poi non lo ero più, ero ostile. User disconnected from your channel. Noi ci rimaniamo in questa posizione, cercate di posizionarvi in copertura di qualche roccia. Vediamo. Peggio, non t'ho copiato. Ok, ci sta un panico esagerato, ci sta. Ma è successo? Ci sono contatti da qualche parte che stanno sparando sul comando, quello che sta quindi sopra la montagnozza. Ok, ricevuto. I contatti a 32 sono alleati, vero? Confermo alleati sulla montagna. Che si è visto passare, cos'è stato quindi? Forse il supporto aereo nostro? Si parla di supporto aereo all'inizio o qualcosa del genere. Ma missile balistico, non so. Ok, voi tenete le posizioni qua un attimo. Sirius, appena ci sei, appena sì, riesci a montare. Stanno un attimo in fight, non ho capito per... Appena smettono, vedo di sentire il comandante. Ok, intanto io faccio muovere già la squadra, allora. Non ci porto in ingaggio, però ci muoviamo direzione 210. Attenzione, perché da quella direzione si trova il fuoco. Ok, noi muoviamo comunque nei pressi della salita. Teniamoci pronti ad aiutare i CSF dal fianco. Ok, sembra troppo alto qua per scavalcare. Direzione 270, andiamo di qua. Sono qua vicini.
non sporgetevi oltre le rocce, posizionatevi solo alle rocce. Raga, non mi riesco, non mi, nessuno mi risponde qua perché stanno tutti quanti in ingaggio, quindi aspettiamo un secondo. L'alfa già sta per entrare. Ok, ricevuto. Comunque sappi User che left your sto posizionando la squadra alle rocce parallele al alla CSF. Ok, ok, ho visto. User left your channel. Ok, sparano dall'altana, sparano da dentro l'altana. Ok, voi non mettetevi troppo a rischio. Rimaniamo su posizione per ora. Allora, vi voglio non tutti attaccati, altrimenti una granata ci fa fuori tutti quanti. Posizionati tra queste rocce verso il versante nord e tenete d'occhio soltanto i nostri fianchi e le spalle. Nord-ovest già coperto. Sì, allora ragazzi, dobbiamo dare supporto alla Bravo ingresso est. Sto arrivando comunque. Ok, ricevuto. Allora squadra, iniziate a muovere verso est, rimanendo dietro le rocce alla nostra destra. Ok, muovete. Domanda Sirius, la Bravo sono i CSF. Questo qui non te lo so dire, mi dispiace. Ok, ricevuto. Io sto arrivando da sotto, se mi vedete. Sì. Ok, ora iniziate a scollinare verso sud. Allora, massima attenzione alle forze alleate, Non voglio nessuno che spari ai militari alleati. Mi raccomando, gli alleati sono militari. User joined your channel. Per ora rimanete qua alle rocce e cercate di guardare all'interno della fabbrica. Ho gli alleati in vista per l'ingresso, sono qua. User joined your channel. User left your channel. Per ora restiamo in ruolo di supporto. Se ci avanziamo ulteriormente rischiamo solo di creare più confusione. BTR in pista. Posso tirarlo giù con la RPG? Lux, Rigel, vieni un attimo qua dietro. Dietro la Lo prima roccia. Per BTR. Arrivo. Effetto una morfina, faccio una morfina, quindi non farne un'altra se no muore. Ok. Fatemi una distanza prossima di BTR. Allora, ragazzi, uno che si avvicina con me, da me al muro, per cortesia. Purtroppo non ho tanto sangue, però... Dove sei, Sirius? Sto esattamente al muro di cinto qua sotto. Sto arrivando io, Sirius. User left your channel. User joined your channel. Ok, perfetto allora. Allora farò avanti un minuto qui. Ah, perché ho messo... Ragazzi, User joined your channel. Sentite per radio. User left avanti, your channel. Qualcuno riesce a darmi una distanza di indicativa di quel BTR che c'è dentro nel compound. No, aspetta che mi provo un attimo ad avvicinare io, dai. Circa, molto bassa. Sarà 250. Molto bassa, quindi da un po' sviene probabilmente, aspetta. Allora, ingaggio, attenzione dietro, aspetta. Che non ci sia nessuno. Ok, un po' così. Sì, però, per ingaggiare, fai. Effettivamente sì, il dolore è severo. E ti faccio due morfine e un'altra epinefrina che almeno non mi sviene. Attenzione, il BTR si è incazzato. Adesso il giro era sparito. Capito. Ok. Dovrei farti sangue che però al momento mi manca. Ce l'ho io. Okay, no, l'ho lasciato tutto al campo medico. Kappa ricevuto, provvedo a mandartelo. Giù, mi faccio fare una sacca. Ci sono io. Vergi, vado a prendere io. Ho le sacche di sangue nell'altro. Ok.
BTR, BTR non è andato giù. Ottimo. User left your channel. È preso il BTR. Ci servirebbe un pack, ma purtroppo non me lo fa fare a te. Ora forse riesco a farglielo io. Torno, ritorno là, ok? Aspetta che ti faccio un'altra sacca, perché ne hai perso veramente tanto. Così almeno non rischiamo che svieni. Ah, ci abbiamo Sirius a terra, madonna. Ragazzi, c'è proprio il campo medico qui sotto dove stavamo prima che ci siamo incontrati. Okay. Hanno parecchie sacche di sangue, se volete rifornirvi da loro se dovesse servire, ok? A posto, comunque. Ragazzi, grazie di tutto. Occhio che vi passo davanti vicino al muro, eh. Va bene. Ok, procedi. Attenti che abbiamo un alleato terra fresco, quindi è pericoloso giù il muro. Ma è a terra da recuperare? Domanda, chi è giù al muro? Chi è giù al muro? Stava pure Sibu insieme a Sirius. Il razzo ha distrutto il BTR. Ok, allora. Non stiamo troppo attaccati, al momento siamo troppo Sirius attaccati. Sirius è a terra. Ma è vivo? Confermo, no, è morto. Allora, Sibu, raggiungici di nuovo, prendi l'arma. Prendi l'arma però, hai perso l'arma. Cosa facciamo, Roger? Ok, iniziamo ad ammazzare all'interno del compound a sto punto. Seguitemi. Prendete posizione attorno a sto muro. Eliminate qualsiasi cosa vita all'interno. E vi consiglierei di iniziare a muovere addirittura lì dentro. Merda. Che sento parlare del compound, sento parlare. Ci sono i CSF, confermo. Vogliamo provare ad entrare? Quell'intercapedine qua. Ok, seguitemi qua, seguitemi tutti qua dentro. User joined your channel. User left your channel. No, si restringe. È una mossa un po' balurda, però. Ok, allora se qua la situazione si scalda, qualcuno sta cominciando di... Nell'altana prima sparavano da qua, occhio. Dunque, se la situazione si scalda, per venirne fuori, fate così. Accovacciatevi, salite sulle spalle di quello che avete davanti e scavalcate il muro verso l'esterno. User disconnected from your channel. Io sono incastrato qua nel muro, nell'intercapedine. Altana libera. Mi muovo Virgil qua. Sì, sì. Continua a scavalcare. Premi V. Ok, siamo circondati da alleati, dobbiamo iniziare ad avanzare verso 160. Mi muovo. Raggiungete i silo. Io intanto cerco di liberare Pipi. Virgil, vai in direzione 160. Copy. Non fate fuoco amico, ci sono tante forze alleate all'interno del compound.
Ok, portatevi verso est, portatevi più verso est sul BMCSF, verso ovest. Abbiamo altre forze alleate che non conosco. Sipo morto, Sipo morto. Ok. Per il resto della squadra? Bravo. Ok, venite via, allora, venite, tornate verso, verso nord-est, ci sono troppe forze alleate in zona. C'è troppo rischio di fuoco, amico. Sipo è morto, morto, era solo svenuto. C'è giù l'arma, c'è giù l'arma. Ok, allora seguitemi. Stiamo assieme a CSF, proprio facciamo lì supporto ravvicinato a loro. E siamo rimasti in 4? Siamo rimasti in 5. Fermi, fermi, ecco, ecco, fermi. Avete contatto questa strada a terra? Allora, restate in posizione qua, spargetevi lungo questa parete e rimanete in posizione. Ok, civile, civile. Il compound sembra principalmente alleato, sono rimasti pochi nemici, quindi massima attenzione al fuoco, amico. Non sparate se non previa conferma. Medici, dovete intervenire, veloce. Beh, aiuto medico? Delta si trova nella nostra posizione. Sì, bisogno di un medico, c'è uno di voi? C'è il campo. Sono medico. E a terra, Simone. Ah, Simone, Timo sia morto. Timo sia morto. Sì. Mi dice pressione normale. No, beh, inventario, Fabriano in inventario è morto. Siamo proprio siamo. Facciamo un CPR, chi può? Fa un CPR. Emergi il torna pure dalla squadra. Fatemi verificare. Avanti. Mi ha appena detto il comando che dobbiamo proseguire con l'ispezione degli edifici. Ok, ricevuto, facciamo un'unica squadra, rendezvous qui dietro da me. Anzi no, veniamo noi da voi, fermi. Ok, mentre CSF liberano gli edifici, noi teniamo sotto controllo i cortili. Che sono ragazzi? Everybody wants to be a cat. Ok. Davanti a noi probabilmente alleato, si è nascosto dietro il capannetto in lamiera. Ok, avanziamo raga, avanziamo e ripuliamo. Dato. Vai, ti seguo. Veloci in gamba aperta. Veloci in gamba aperta. Ci sono altre feriti di altro lato? Ok, tempo di avanzare. Allora, noi avanziamo a direzione 180, raggiungiamo il muro con il caricato sopra, diciamo. Ok, avanzate veloci. 160. 180? Che manca? Eccolo qua. Andiamo, andiamo. Armi basse, che almeno gli alleati non fanno focus di voi. Ok, posizioniamoci in questo angolo qui. 01 da load. Alleati nel capannone bianco, alleati nel capannone bianco. Possibili nemici, direzione 120. Ecco. Next interrotta. Mi hanno un fuoco amico, ok. Allora. Connection interrotta. Salto le scale che vado su te. Load dadi. Attenzione. Probabilmente alleato andato per 120. Credo che abbiano trovato il computer. I tetti sono liberi. Ma Catalina che ci ha rimesso a pelle, non ho fatto il tempo a avvisare. Ok, torno giù. Voi tenete pure la posizione, che tanto ormai il compound è praticamente libero. Matt e Mike.
ok, avanzate tutto a sinistra lungo il muro dietro al primo edificio. Sì, mi sentivo scaricadati. Ok, download al 100%, dice qua, completato con successo. Gabbiano. Ok, download eseguito. Ma non ti capire sugli spettatori, come i tempi d'oro degli Oscar. Secret code, open console. Contatto 150. Oh, faccio pure questo, open console. Probabilmente alleato. Il download me l'ha fatto. Ok, la pressione è molto bassa. Ok, è tempo di uscire dal compound. Noi usciamo dal compound. Seguitemi, noi usciamo da dove siamo entrati. Sparita la barra. Più corpi ci sono nel compound, più diventa problematica quella gestione. A metà sparisce. Ma l'ho fatto con l'osso. User left your channel. User joined your channel. Andiamo, torniamo al campo medico. Campo medico non cambia. Sirius, sappi che se stai guardando la live ho recuperato la tua piastrina. User left your channel. User joined your channel. Mentre ci vedo un presepe, bene. Ma che vedi? Un presepe? Ma dentro, con la capanna, poi l'asinello. In compenso ha recuperato la pestina di Sirius. A mettere ci starebbe bene. E cos'è che potremmo fare? Potremmo fare da veicolo... Potremmo recuperare le mutande di Sirius in memoria. Ma io c'ho la piastrina. Ho preso la piastrina. Sirius 382 18 773 61 AB negativo. Ci sarà qualcosa di vero? Assolutamente no. Ma chi è che conserva i contatti col comando? Ah, effettivamente nessuno, perché io non so proprio in che frequenza. Penso fossero sulla 50. Sì, la frequenza era sulla 50. 50, via. Saliamo sulla collina e basta. Se provassimo a chiamare il comando sulla 50 e avere indicazioni? Quello è un ottimo suggerimento. Però prima ci posiziono sulla collina, che almeno abbiamo qualcosa da fare. Anche se secondo me è probabile che sia solo fuoco amico. Ok, pensiamoci solo qui. Chiaramente il civile non spariamo io, mi raccomando Andrea. Ho tolto le mani dal mouse. Allora, frequenza aggiuntiva 50. Delta per comando, siamo tornati online. Guido alleati per gradi. Che segnalavo il nostro 210. Abbiamo perso il radiooperatore un bel po' di tempo fa, ma siamo tornati. Ricevuto posizione squadra, bravo.
Caspita, la sola brava. Due fanterie in lontananza, tre fanterie in lontananza, 135. Seguitemi, seguitemi, andiamo all'industria. Torniamo all'industria, prendiamo le cose che hai cacciato. Sì, sì, ci hanno detto di ritornare all'industria. E da qua, aspetta, riusciamo a di supporto da qua, Rigel, perché sono arrivato da dove li vedo io, Ci è stato dato l'ordine di raggiungere la Bravo, quindi raggiungiamola. Dobbiamo difendere, penso. Torniamo alla nostra posizione precedente. Chiediamo la frequenza su cui contattare la Bravo, magari. Per evitare fuoco amico. Cazzo, no, no, tornate indietro, ritiriamo, sì. Bombe in arrivo, ma che cazzo? Ma com'è bombe in arrivo? Non lo so, c'è detto ritiratevi, ritiratevi, bombe in arrivo. Delta copiato. Sì, c'è un alleato dall'altro lato. Restiamo sul collina. Dunque, siete Lux, hai visuale da quella posizione? Beh, Lux è un tutt'uno con la pietra, con Madre Terra. Sì. Una squadra alleata sta uscendo dal compound. User left your channel. User joined your channel. Ragazzi, sono Furia dell'Alfa, avete un medico tra voi? Due. Devo dare un'occhiata. Vai, la giudico. Ok, ti faccio un pack. Grazie. Voilà, sei come nuovo. Oh, da dietro, da dietro! Da dietro, ragazzi, da dietro! Con squadra user left your channel. User joined your channel. A terra. Sono immortali, io non sparo un creature. Immortale, un creature intero in faccia, ti ho sparato. La Delta segnala contatti nemici a est del marker medic. Altro contatto. Ok, ottimo. Noi teniamo gli occhi aperti verso est. Oh, Gugliaz. Segnalato. User left your channel. User joined your channel.
Regge, ma la situazione non ho chiuso, la mix è finita. Devono far saltare in aria qualcosa e poi ritiriamo sulla collina a comando. User left your channel. Ok, andato ora via libera per esfiltrare. User left your channel. User joined your channel. Ok, 30 secondi all'esplosione. Ok, quando la Bravo ci passa di fianco inizia a ritirare verso la collina, noi seguiamo a ruota. Porco Dias. Caspita di missili. Belle supposte. Comunque prima vi ho fatti scappare. Per errore, in realtà i bombi stanno arrivando all'ingresso sud per eliminare all'ingresso sì, sud per eliminare i contatti in arrivo, ma io avevo sentito male l'ordine. User left your channel. User joined your channel. Raggio, non serviamo più di supporto alla Bravo, quindi già. Qua adesso chiedono infiltrazioni e robe varie. Noi teniamo la posizione, teniamo la posizione. User joined your channel. Si sta sollevando la nebbia, oppure è solo il sole che fa vedere la nebbia meglio. User left your channel. Ok, si muove alla posizione comando. Si inizia il movimento, andiamo, andiamo. Ferito. User left your channel. User joined your channel. Allora, vedo che avete un ferito. Questo camion era il nostro, però potete usarlo tranquillamente voi per il ferito. Ce la facciamo a piedi. Ok, noi a piedi. Ok, grazie mille, ne abbiamo due o tre che non camminano. C'è un problema, noi ce la camminiamo. A piedi, a piedi verso la collina. Ok, bella, grazie. Fermo, fermo, okay. Fermo. Beh dai, chi può camminare, andiamo su. Muoviamo e basta, vediamo copertura per le sfiltrazioni dei feriti. Noi muoviamo e basta. Abbiamo perso qualcuno per caso? Non credo. Manca zero, o almeno, mi sembra di non vedere zero. Sono qua davanti a voi, ci ingaggiano, ci ingaggiano. Continuiamo, continuiamo. No, fermati, rispondete al fuoco, lo vedo, il contatto è la direzione 170 al muro. Vabbè, sopprimetelo per bene. Ricarico. Ok, è eliminato, eliminato. Eliminato. Abbiamo un ferito. Ah, abbiamo un morto, abbiamo un morto. Chi è morto? Andrea, alzati veloce. Via, 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 via. Correte su quella collina.
morto Mix. È morto morto, quindi non c'è più niente da fare. Virgil trovato, manca su zero. Chi è sto morto qua? Qua su, qua su. Ok, ottimo, separiamoci dal resto. Ok, per ora rimaniamo qua. Bravi ragazzuoli, per ora. Chi è sto? Vabbè, abbiamo perso un ultimo soldato. Sul gong proprio. Cazzo, io ero lì che sparavo, sento di fianco a me un Lux che dice no cazzo, ma mi giro e lui è già diventato un cadavere con l'ultimo fiato che avevo. Ciao, chi sta per Fox qua dietro di me che è stato colpito. Sta bene, ecco qua. Ma ci sono altri feriti da controllare? Così li facciamo tutti e due assieme. Io sto a posto. Gli altri è ferito? Quanto tempo? A posto. Marco? Ok, Fox, sei nuovo come qualcosa di nuovo. Era un grazie. User left your channel. User joined your channel. Fate la conta, squadra alfa. Che siamo stati tritati. Sono rimasto solo io dei tiratori sulla collina. Chi vi ha preso a voi qua sopra? Tutti ci hanno preso. No, no, c'è la base. Dove siete nascosti, ragazzi? Sono qua con te. Qua in mezzo alla marmaglia. Le gente delle mimetiche in realtà, però chi se ne frega. Cosa sul comando, visto altri contatti nel compound, ma non direi stiamo qua, stiamo vivi. A momento mi sì, stiamo sì. No, in realtà fermi, ecco, ecco, vieni, mettiti vicino a Furia. Ok, guarda, guarda a Furia. Stanno per partire tutti quelli a grappolo. Fermi. Arrivano. Ora siamo in 5. Ok, grazie. Angelo dov'è? Beh, questo è dove va. Andate al camion, venite al camion. Ma che foto, raga, che zero, venite al camion che è nostra. Bravo, bravo Angelo, è nostra proprietà di diritto. Angelo, siamo della sinistra, credo che stava come sinistra. Ma no, eravamo a destra. Infatti adesso lo spengo. Però noi non ce la facciamo qua tranquilla al camion. In realtà no, perché hanno detto di stare sulla collina. Vabbè, noi siamo in cima alla collina, quindi. Ma facciamoci la foto tutti seduti. È zero, siediti in cima al camion. No, 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 uno. Se me ne mettete uno qua. Seduto. L'altro là, seduto, e uno seduto sul tetto. Io faccio una cosa, così ci ho poi. Ma a parte quello che magari ci poteva anche stare, per l'amor di Dio. I sopravvissuti. No, giù. Scompare sta cesso di etichetta, perfetto, regola di te, sì, bam. Sapete che ci sono ancora Sirius, Sipo, Lux che ci guardano. E basta, gli altri sono tutti. Ah no, c'è anche voi. User left your channel. User joined your channel. E Fabio ci ha guardato tutta partita. Ci ha guardato tutta partita. No, povero Fabio. Ok. Un bel paio di fotografie interessanti sono venute, dai. No, Fabio è proprio il primo che è stato ucciso. Tipo, ci stavamo avvicinando al compound da nostra. Ah no, Alessa. Minchia, fotografo del clan. Vedo, cazzo, c'è Fabio per fotoreporter da guerra. Ma la cosa divertente è che prima in macchina mi fece statemi lontani perché io sono il primo che muore.
E difatti, bam, il primo che è morto è stato lui. E alziamoci pure adesso. Andiamo lì? Boh, volevo darmi giusto un po' di... un paio di airburst. Sono tipo fuochi d'artificio d'altronde. No, e perché ti giri, maledetto? Ah, scusami, scusami, scusami. E dillo, no? Eh no, le cose si fanno a muccioni, ti dici. Sapevo che c'era un corrispondente. A posto. Oh là. User left user joined your channel. Bravi ragazzi. Pausa. Bella, grande, bella. Bella ragazzi, bella, bella raga. Ragazzi, è stato un onore e un piacere comandarvi. Siete stati bravissimi tutti quanti. Complimenti ai ragazzi della Delta per veramente non era facile farlo in quel modo lì. Bravissimi tutti gli altri, mossi bene, io vi guardavo dall'alto. È stato veramente un onore e un piacere. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Buonanotte a tutti. Ciao. Maronna, maronna. Buonanotte riga. Ciao. 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 Buonanotte a tutti, è stato un piacere. Alla prossima. Buonanotte. Ciao. 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 Buonanotte. Ragazzi, volevo solo dire una cosa. Solamente dire una cosa. In barba a quelli che dicono che la comunità italiana non è capace di giocare insieme. Bravo, lasciali perdere. Bravissimo, bravo, siamo forti. Siamo la dimostrazione di niente che non è così. Bravo, infatti, è vero. Lux. No, calma. Carolina c'è. Eccomi. Carolina, mi dispiace, non ti ho avvisato in tempo a te. Bravo. Per la granata, per la granata. Stelvio, strano. No, cioè è venuta da è venuta e basta. Mi va da vedere sub di video. Oh, ragazzoli, un saluto alla live per quelli che ci hanno seguiti, che stacco. Ciao, Weber. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, a chi va? Ciao, ciao. Ciao. Weber. Ciao. Alla fine non l'hai usato il lanciapatate, eh? Ma porca mi è arrivata 3 proiettili in testa. Adesso è posto. Ho iniziato a sparargli in raffica, ma figa, non andavano giù. No, è vero, sparato in raffica. Io allora, just for information, mentre guardavo... Sound muted.